prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Rovereto in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 Aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Guarda che c'è il coso, no? C'è il coso. L'altra domenica lo sport Triveneto in poltrona si apre con questa dichiarazione di Giovanni. C'è sempre un coso di mezzo, sempre. Dice? Buon pomeriggio, sì. Buon pomeriggio, GP Giovanni Pacolig. Buon pomeriggio. Conduttore optical. Sì, optical, molto optical questo pomeriggio perché ero convinto che fosse primavera, ho detto mi vesto primavera, lì invece c'è un tempo un po' uno schifo. Beh, per il calendario però è primavera, Per il calendario. Cioè da calendario. Ah no, per il calendario, pensavo di fare un calendario anch'io, visto che la moda qua è fare il calendario. No, noi siamo oltre, esatto. Buon pomeriggio, Noi ci facciamo un po' gli affari nostri. Buon pomeriggio Pamela Guanesso. Buon pomeriggio Omar Costantini. Buon pomeriggio. Dunque, questo pomeriggio, io direi, in questo pomeriggio, perché oggi pomeriggio, che direi che pomeriggio? Potremmo presentare questo pomeriggio gli ospiti di questo pomeriggio. Facciamolo. Perché abbiamo pochi collegamenti oggi, in quanto ieri in Serie D è successo di tutto. E abbiamo un grande esperto, un sacco di gol. E dobbiamo parlare di cosa succede l'anno prossimo. Ecco, quindi sì. Ci serviva per forza Cleo Fabrao, bentornato. Buonasera, buongiorno a tutti. Fino adesso ha detto un sacco di scemenze, adesso fa il serio perché siamo in diretta. È bellissimo, Cleo. Bentornato. Ringrazio. Sai che il tuo compito sarà spiegarci cosa succede con playoff, play out, play giù, play spesso. No, ma poi oggi lo prendiamo in fallo nel senso di gioco del calcio, chiaramente. No, qua bisogna spiegare perché tu pensi sempre cose strane. Io mi sono anche portato la classifica della Lega Pro 2 con quelle che scenderanno in Serie D e vedremo come sarà la Serie D del prossimo anno, perché ieri a Pordenone eravamo tutti qua a vedere, anche c'era Clau Fabrao, c'era Riccardo Riem, che avremo poi in collegamento da Vittorio Veneto per Vittorio Falmec Tamai, una partita importantissima per uscire dai play out. Il Tamai, se oggi vince, praticamente è fatta, no Cleo? È quasi fatta. E allo stadio, commentando la San Vitese, che invece ne ha presi tre in trasferta, si parlava che forse la San Vitese è meglio che scenda in eccellenza, perché la Serie D il prossimo anno sarà particolarmente competitiva. Praticamente tosta. E invece no, perché poi vedremo le squadre che rischiano di scendere dalla Lega Pro nel girone C della Serie D. Ce n'è una forte. Se scende, perché bisogna vedere Porto Tolle, fine. Okay. tutte le altre sono di altri gironi, perché ad esempio sta rischiando la terza squadra di Verona, che però non entra nel girone C, va nel girone della Lombardia, e c'è il rischio che scenda, ma in questo momento è fuori dai playout, il Real Vicenza, che a metà classifica è a 4 punti. Io mi sono persa 10 minuti fa in questo discorso. Sì. Nei primi 9 ancora... Forse ce la farà. Però abbiamo la sciocchezza di 2 ore e tre quarti. Facciamo quella cosa. Giovanni, permettimi, dopo sentiremo anche un'intervista col presidente Tavecchio, che ho beccato proprio ieri a Gradisca di Sonzo. Gli hai fatto i complimenti per il regolamento della D, che sentirete una domanda mia, risponde con 3 battute, perché si capisce dalla sua risposta che nemmeno lui sa esattamente in che vicolo oscuro si è ficcato. Perché allora faremo, come sai che esiste Cooking for Dummies, quelle robe lì? Faremo la serie dell'anno prossimo for Tomis. Per chi? Tomis. Chi sono i Tomis? Quelli come noi, i Tomis. I deficienti? Esatto. Benissimo. Finiamo di presentare gli ospiti. Abbiamo 2 donne che ritornano sempre a trovarci, io sono sempre molto felice. Elena Mauro, traduttrice e modella. Buongiorno. E Eleonora Mazzari per l'Udinese Academy, anche lei modella. Ma soprattutto per i tifosi di San Vito a Tagliamento. Esatto, soprattutto per loro. Per Daniel e gli altri, perché oggi, dopo le 3 pappine di ieri, quindi la 4ª sconfitta consecutiva, mi sembra, a San Vitese, almeno si tira un po' sul... Sulle ultime 6-5 si tirano sul morale con Eleonora Mazzari, gli ultimi 2 ospiti, molto importanti loro, gli ultimi 2. Gianpaolo Muser, anche lui un grande ritorno, presidente Osuf, con Silvia Cianandrone, che fa parte dell'organizzazione Osuf. E parleremo di questo grande evento che succederà il 31 maggio, ma ne parliamo con calma perché abbiamo, ripeto, finiamo alle 5:15, quindi durante la trasmissione faremo vari interventi, abbiamo anche un sacco di materiale, grazie a Pamela e grazie a Gianpaolo, che ci hanno mandato appunto per fare vedere. Grazie di essere tornati naturalmente, siamo sempre molto contenti di parlare di queste cose e molto molto belle.
E c'è purtroppo anche la Gemma che è andata, è andata a dormire alle 5. Intanto, la Gemma che alle si è 5. Fatta una ciucca di Baileys che fa benissimo. Non si può dir nulla, proprio. Cleo fa fatto l'aperitivo prima, mi ha detto bevo Coca Cola perché no, l'aperitivo non l'ha fatto col Baileys, Cleo fa. Beh, ci poteva stare. Aperitivo politico ha fatto. Ciucche col Baileys, Gemma, neanche alle medie. Beh, lei più o meno siamo... Sei superletali. È in prima superiore più o meno. Sì, ecco, esatto. Gemma, prego. Abbiamo già Alberto Comisso in linea. Che è ancora vivo. Che è ancora vivo. L'ha fatta? Sopravvissuto? Alberto! Ragazzi, buongiorno. Sì, ciao. Ma senti, anche lui c'è la voce di un'ottava più bassa stamattina. Sì, sì, perché oggi lui parla piano, perché anche se non è a San Vito, l'abbiamo mandato a Sacile, so che dopo l'ennesima sconfitta della Sanvitese, anche se lui non è andato in trasferta... Ha dato la colpa a lui, ovviamente, ecco. Allora adesso, io so che sotto mentite spoglie è andato a Sacile, primo perché quest'oggi è il 92esimo anniversario della società del Sacile, della Sacilese. 92 anni, quindi complimenti, tanti auguri naturalmente, anche per, visto il grandissimo campionato che stiamo facendo. Io so che lui è sotto mentite spoglie. Qual è la tua trasformazione di oggi? Sei tipo il commissario Maigret piuttosto che... Hai l'impermeabile? Guarda, sono entrato all'interno dello stadio, ho avuto un'accoglienza spettacolare, anche perché ho riconosciuto appunto due amiche che mi avevano appunto precettato a una festa. Ho cambiato due battute. Tra l'altro adesso io sono in compagnia della presidentessa Olivia Natale, perché mi hanno riferito e sono appunto nel loro club, appunto nel loro stand, perché e ci stanno anche guardando, tra l'altro abbiamo la televisione accesa, quindi ci stanno appunto guardando in diretta e anche io sto guardando voi, ecco, vedi che ci sarà, ecco, ti salutano. Tra l'altro appunto mi hanno riferito che oggi è il compleanno della presidentessa. Anche della presidentessa, infatti, esatto. Ci è arrivata questa voce. Esatto. Ecco, che non compie, sottolineiamo, che non compie 92 anni ovviamente. È la sicilese che compie 92 anni. È ancora bella in forma qua, altro che... E tra le altre cose, poi vabbè, insomma, ve la passerò, quindi farete appunto gli auguri. Sia lei, vabbè, dopo mi tende a forma, stamattina ha ricevuto insomma, un sacco di auguri. E tra le altre cose... Nel terzo tempo, quindi alla fine della partita, gli hanno anche organizzato una festa, ormai non lo dico più, è a sorpresa, però non l'è più perché ve lo fai dire. Hai perso però! Ho dato tutti i piani. Non organizzarmi mai un compleanno, ti prego. No, ma io, guarda, è meglio dire, organizzatelo da solo, che da soli che la cosa. No, ma anche perché i compleanni della Sara purtroppo sono a Semolino e a Minestrine, quindi lasciamo stare, noi facciamo altri compleanni, dai. Va bene. Ve la passo subito così scambiate due paroline con lei. Perfetto, grazie. Poi ci siamo dopo per le formazioni e per il commento. Sì, d'accordo. Presidente, buon pomeriggio e tanti auguri naturalmente. Tanti auguri. Grazie a tutti. Allora, quindi oggi è il suo compleanno, il compleanno della Sacilese, la Sacilese ha l'obbligo di vincere. Sì. Per fare il regalo a lei soprattutto e anche a loro stessi, vero? Sì, sarebbe la ciliegina sulla torta. Oggi è una bellissima giornata. Sì. Perché il nostro preparatore. Ops. È sparita la linea sul preparatore. La ritroveremo. No, secondo me sono i tifosi della Sicilese che stanno sabotando il telefono di Comisso. Che hanno scoperto che c'è Comisso. Anche secondo me. Vabbè, vediamo se riusciamo a rintracciare di nuovo la presidentessa, che sicuramente Cleo fa poi avrà qualche domanda da fare alla presidentessa. E in virtù di questa Sicilese, che pensate, nel girone di ritorno la Sicilese sarebbe prima in questo momento. Sì. Pensate se questi avessero cominciato il campionato, no? Magari la preparazione, Cleo, visto che la squadra era completamente nuova, qualche giorno, qualche settimana prima, in questo momento forse erano tre a giocarsi il campionato. E non due. Perché è proprio il modulo anche dell'allenatore, che è un modulo completamente nuovo e al di fuori, diciamo, che di ogni norma, di ogni società che tende a dare un allenatore nuovo questo rischio. Di modulo ha fatto benissimo, chiaramente aveva tutti i ragazzi molto giovani. Perché la squadra è molto meno forte dell'anno scorso, quindi con la squadra dell'anno scorso avrebbe fatto ancora di più. Tu quindi dici? Tempo, sì, sicuramente. Ma era molto più forte l'anno scorso. Forse abbiamo ripristinato in questo il non collegamento. Sono d'accordo. Sì. Abbiamo ripristinato il collegamento. Alberto deve aver schiacciato un tasto che non c'entrava nulla. Quindi non sono l'unica oggi. Alberto è terrorizzato. È emozionato perché le ragazze gli hanno fatto troppi complimenti. Allora, continuo io, Presidente, con i complimenti, perché parlavamo con Cleo Fabrao, che lei sicuramente conosce, che abbiamo quest'oggi in studio, e dicevamo che se il campionato fosse cominciato al girone di ritorno, voi sareste primi davanti a Marano e Pordenone. Pensi lei, se le cose fossero cominciate un po' prima, Sacile, sareste a lottare per andare in Lega Pro? Ma oggi sta benissimo così, siamo già passati. Senta,
Senta, allora quest'oggi cosa ha chiesto in particolare ai suoi giocatori? Perché so che lei ha contatto anche con i ragazzi che vanno in campo. Ma niente, assolutamente, perché quello che hanno dato per noi è fantastico, sono bravissimi. Sono, al di là dei giocatori, sono dei ragazzi eccezionali. Adesso le passo Cleo Fabrao che vuole fare una domanda, Presidente. Prima di tutto buon compleanno, Presidentessa. Grazie. Ecco, quello che mi preme, visto le situazioni economiche anche che sentiamo negli ultimi periodi, so che anche suo marito era molto preoccupato per i campionati, per i costi che anche una Serie D, che è, diciamo, quasi professionistica. Cosa intende fare Sacile nel prossimo anno, visto che da quest'anno ha preso proprio come intelaiatura proprio un settore giovanile importante, ma ha possibilità di fare qualcosa di in più il prossimo anno, investendo anche su qualche esperto, tra virgolette? Ma guardi, ci stiamo pensando, perché la nostra, da quando abbiamo preso la Sacilese, il nostro punto era riformare il settore giovanile e puntare su quello. Siamo, cioè, secondo me il cammino che stiamo facendo è positivo. Per il proseguo, a parte il discorso finanziario che è importante e fondamentale, purtroppo anche mio marito ha dei problemi e quindi la cosa è ogni giorno più pesante. È quella la nostra preoccupazione, perché siamo da soli. Non c'è nessuno del territorio, visto che voi fate parte comunque di un territorio Sacile che, insomma, non è che proprio è una zona diciamo poverissima della provincia di Pordenone, del Friuli Venezia Giulia, è una zona abbastanza florida. Non trovate nessuno che vi appoggia in questa impresa, soprattutto sul discorso delle squadre giovanili, no? Cioè far crescere in maniera positiva i giovani del territorio. Guardi, non è facile trovare qualcuno, insomma, noi abbiamo anche provato, ma vedo che non arriva nessuno e quindi le dico, io sono straimpegnata con le aziende. Certo. E la Sacilese è la terza azienda, perché è un'azienda che deve essere seguita in tutto e dappertutto. Sì. Quindi certo, le ripeto a mio marito, che era lui, insomma, anche come presenza fisica, sta diventando duretta sotto questo aspetto, insomma. Certo. Tanto che lui stia bene, però insomma, fare la dialisi 3 volte la settimana ha cambiato la vita a tutti. Immagino. Prego, sì, Cleo. Sapendo, sì, visto che col Presidente ne parlo, so che ha avuto grossi problemi di salute, li faccio in bocca al lupo, perché in questo caso vale più della gara di oggi. Ecco, vale più di... ho letto molto, molto attentamente l'articolo che, dopo un'intervista che è stata fatta un paio di settimane fa, l'ho visto molto preoccupato per il calcio, perché per i costi eccessivi che secondo me ha, perché ha costi troppo eccessivi. E vedo che nei dintorni, sia voi sia Tamai, per trovare qualcosina, dico qualcosina, è quasi impossibile. Mi pare questo la sintesi. Sì, ma tutto dalle istituzioni, non c'è niente, non c'è nessuno, sa? Guardi che se lei va a leggere le convenzioni che le devono ancora fare, la dobbiamo ancora firmare. Se uno entra in campo e vuol fare il giro dell'atletica, dovremmo fermarlo all'ingresso, chiedergli il documento, il certificato medico. Si capisce, bisognerebbe avere 20 persone 24 ore su 24 qua. E magari a busta paga. E quindi dove siamo agevolati? Non abbiamo gli aiuti, ma siamo agevolati in qualche forma. Niente. Questo, cioè, gli do sicuramente ragione, perché stiamo abbandonando, almeno come proventi a livello nazionale e regionale, per darli purtroppo, sappiamo benissimo, le società professionistiche. Anche per quello dico che in effetti... Noi siamo l'ultima ruota del carro. Purtroppo sì, e ci mettete solo del vostro. E finché siete voi a mettere qualcosa del vostro, forse resisterà ancora qualcosa nel calcio, perché ormai a livello di sponsor sappiamo benissimo le difficoltà economiche, certo, e non abbiamo nemmeno terminato in questo momento. Quindi, scusate, ma devo scappare. Vi capisco, grazie, tanti auguri comunque. Ancora buona giornata. Ancora auguri, Presidente. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederla. Bene, allora abbiamo avuto, dopo torniamo a collegarci più tardi con Alberto Comiso, nel frattempo andiamo avanti ovviamente con la trasmissione.
Io, yes. io direi prima dei collegamenti facciamo il primo gioco. Ah no, pensavo il primo break. Il primo break, no, aspetta un attimo. Tu sei già stanca? Andiamo a mangiare una pastiglia, secondo me. Allora, vabbè, primo gioco, il 3 su 3. Tu non puoi giocare perché hai già vinto la cantinetta. E dopo ci parlerai di questa cantinetta. Non posso giocare, non posso finire. Basta. Ci ho proprio tagliato fuori. Allora, Pordenone Triestina, già giocata ieri, ovviamente. 2-1. Finita 2-1. Restano da indovinare Dro, Fincantieri Monfalcone e Vittorio Falmec Tamai. E che cosa si vince? Oh, chissà chi lo sa. Eccolo lì, un climatizzatore Electrolux. La pompa di calore. Eccola qui, è importantissima la pompa di calore. Vero Cleofa? Portare per l'inverno, no? Invece che accendere il riscaldamento, se la casa è un po' umida gli dai una botta con la pompa di calore, E tutto è meglio poi, no? Comunque ci provo con i risultati anche se non c'è. Ci provi lo stesso, okay, ci vediamo i tuoi risultati. Vediamo. Vittorio Veneto 1, Tamai 2 sì. E Monfalcone 1, Dro 0. Ok, segnato, Segnato. Segnato dal notaio alle 14.46. Ti mando dal mio cuista, che è bravissimo, mi ha fatto tornare la vista a me e l'ha fatto tornare anche a te. Pensa che è di Trieste, tra parentesi. Cosa vieni a fare a Trieste dall'oculista? Non puoi andare nelle zone tue. Sono bravissima a Trieste. Siamo bravi a fare un sacco di robe. Sì, va bene. Ringraziamo lo sponsor. Assolutamente, che è In Outlet. Che lo trovate? Spaccio aziendale, elettrodomestici, grandi marche. E lo trovate? Lo trovate a Pradamano, vicino al Bennett, a Rovere d'Impiano, dietro Bartolini. E poi, nuova apertura. L'anno prossimo. Taiedo di Kiosk, presso Arredamenti Marcolin. Esiste questo posto, è gigantesco, tra parentesi. Salutiamo gli amici degli Arredamenti Marcolin e naturalmente Gennaro Leone che ciao, Gennaro. È svenato quest'anno con tutti questi bellissimi premi. È vero. Questo è il primo gioco. Spottino, scusatemi. Come l'ho dimenticato. Spaccio aziendale, elettrodomestici, grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Eccoci, e a Taiedo di Kions. Arredamenti Marcolini. Sì. Oh, prima di andare sul secondo gioco, che è quello che piace soprattutto a me, alla Gemma, a Cleofa, perché si chiama Un per due. La Gemma oggi. Io vedrei quando torniamo a Pordenone. Devo dire che un sacco di gente ha azzeccato Pordenone Triestina, che secondo me non era facile dire 2-1. Io avrei detto un punteggio un po' più largo. A favore del Pordenone. Sono d'accordo. E allora nominiamoli coloro che sono ancora in gioco, avendo giocato durante la settimana su Facebook, che sono i miei amici del bar sotto la radio. 0434 Caffè. Esatto, in pratica il mio secondo ufficio. E poi c'è Riccardo Bruno, Valentina Procida, Alessio Daveri o Daveri, lo zio Stupizza, deve essere dalle tue parti questo. Lo zio Stupizza. E Stupizza è Trieste, no? Poi Luca, Stupizza, sì. Stupizza la pizza. La no, Stupizza non è sul confine a Trieste. No, Stupizza per la precisione è vicino a è sul confine con Caporetto. Grazie, dunque, parliamo di Venezia. Comunque è sempre Venezia Giulia, dai, siamo là. Un po' di chilometri. È vero. Sai che Trieste è Farigno. La mia cultura è assolutamente nulla. Luca Sulini, Antonio Fior, Andrea Alberti e Davide Marshall. Avete tutti indovinato Pordenone Triestina, restano da indovinare però appunto Dro, Fincantieri Monfalcone e Vittorio Falmec. Cioè, tu non hai, perché è arrivato per ultimo Sergio Claudio Bon, anche lui ha indovinato 2-1-3-3-1-1. Allora, fino alle 16 si gioca appunto al 3 su 3 e c'è anche l'1x2, il gioco che noi piace. È la nostra schedina. 1x2 però ci serve la grafica perché io non so. Eccola lì. Sampdoria Inter e Verona Fiorentina. In questo caso vi chiediamo il segno. Ovviamente fisso. Metteteci la tripla che non ha senso. Tra l'altro, Giovanni, permettimi, il segno è inteso come 1x2, perché qualcuno l'altro giorno ha scritto acquario. Cancro, vergine. È arrivata anche a me sulla pagina Facebook. Beh, diciamo che ovviamente gli ascoltatori rispecchiano i conduttori. Lei ha detto senza voler offendere. Io non ho niente. Ciò che viene qua vuol dire che seguendo. Un po'... Allora, gli amici di Sara saranno contenti perché c'è di nuovo la Sampdoria in ballo, no? Sì. Se ci rimandate la schermata, per cortesia. Amici e amiche, se ti ricordi. Amiche, io sì, sono... esatto. Ecco. Tu sei, come si dice, trasversale, sei. Lascia stare. Sampdoria Inter e Verona Fiorentina. Anche qui potete giocare fino alle 16 sul numero di cellulare 348-2947-672, sms o whatsapp. E Pamela, e cosa si vince?
Le bottiglie del Bar Pascià. Che sono? Chardonnay, 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano. Grandissima! Montepulciano, sui vini vai meglio che sulla geografia. Perché a casa papà Morris le sta insegnando molto bene, vero? Guardalo! Non per grandioso. Niente abbiamo un bel angolo bar molto fornito. Molto fornito, che io e Marco Santini abbiamo già promesso a Morris che andremo a svuotare direttamente, così rinnova tutte le bottiglie. Va bene, ringraziamo naturalmente il Pascià Group. C'è grazie agli amici e amiche del Pascià Group. Grusp. Sai che dico, spottino. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. C'era anche la Cinzia nello spottino. Sì, sì, ci sono tutte, c'è anche la Viorica, poi c'è la Lauretta, ce ne sono tutte le altre, Valentina, non mi ricordo il nome di tutte. La Giulietta c'è anche. Ciao Giulia, auguri, l'altro ieri ha compiuto 24 anni, augurissimi Giulia, auguri. O dunque, allora, vediamo cosa è successo ieri in Serie D. Dai, cominciamo a parlare anche di calcio, visto che ogni tanto lo facciamo in questa trasmissione, non spesso. Andiamo avanti, grazie Gemma. Vediamo, prima di andare in pubblicità, vediamo cosa è successo tanti ieri. Gol. Tanti gol, veramente clamorosi, alcuni risultati, tanti diciamo, gol. Più che clamorosi per le vittorie. È bello perché ha messo due volte i risultati. Grande Gemma, grandiosa. Stavo guardando la grafica. Geniale! Cos'è il primo e secondo? È perché uno ubriaco vede doppio. Ah, è vero! Posso ringraziare il mio sponsor per gli errori di oggi, Rod Riders MC. Grazie amici, che anche, ubriacato. E anche il signor Bayliss, che mi sembra sia anglosassone. Okay. Cleo, mi stai dicendo che giocano giovedì, per questo hanno giocato sabato. Sì, perché c'è l'anticipo, siccome è Pasqua, okay. Domenica c'è l'anticipo al campionato, venerdì santo. E quindi giovedì, perché certi giocano oggi? Vabbè, torniamo a mettere la schermata, che ci sono doppi risultati, chi se ne frega, la gente capisce che insomma vale uno. E allora, ieri Giorgione Trissino Valdagno 2-2, la Fenadora Est è una rullata pazzesca 5-0, anche il Marano non ha scherzato niente col Fersina per Ginese 4-0, invece Pordenone Triestina 2-1, anche se il risultato non è che proprio rispecchi la partita che è stata, perché la Pordenone non ha mai avuto timore di andare sotto con ne la Triestina. Doveva segnare di più. Ma no, diciamo che 2-1 forse il risultato nel complesso può essere anche giusto. Io ritengo comunque che il 2-1 sia falsato dal fatto che il 2-1 sembra una partita in bilico. In realtà non è mai stata in bilico, sì. Assolutamente. E poi San Paolo Padova, purtroppo per gli amici di San Vito, ecco perché c'è la nonna Mazzari oggi qua. Daniele di San Vito, 3-1, vi assicuriamo che non c'era commisso a Padova. Non è andato a Padova ieri, no, quindi non prendetevela, non prendetevela con lui. E allora, per una classifica prima delle partite di oggi, che vede questo tandem di testa ancora e sempre andare di pari passo, ovvero sia Pordenone Marano 76 punti, Sacilese 59, importantissima la partita di oggi per la Sacilese, perché ricordiamo, come ci ha insegnato Cleofa, che già ad oggi la Sacilese andrebbe eventualmente allo spareggio finale con la seconda, visto che ha 10 punti dalla sua inseguitrice. Più quindi di diciamo che Belluno e la Fenadora sarebbero tagliati fuori dai play-out in questo momento. Sì. Mentre invece in coda la situazione si fa particolarmente grave per la Sanvitese, perché ha giocato ieri e rimarrà a 29 punti. Mentre Vittorio Falme e Fincantieri Monfalcone, che giocano oggi, potrebbero fare un bel passo avanti e diciamo non proprio togliersi dai play-out, però insomma stabilizzare in alto la propria classifica. E quest'oggi gioca anche il Mezzo Corona col Belluno, però appunto il Mezzo Corona gioca col Belluno, il Belluno deve cercare di accorciare sulla Sacilese e eliminare questi 10 punti. Oggi la partita più importante è Dromo Falcone, perché Mo Falcone, se vince, chiude la storia delle due che vanno direttamente giù. Sì. Sì. Quindi è già un passo. Dopo le posizioni dei play-out si giocano, certo, nelle ultime tre gare che sono importanti. Ma scusa Cleo, quante salgono? Una sola? Una. A meno che qualcuno, e qua resta nel mistero, la telefonata di questa mattina, non stia per comprare un titolo sportivo. Che sicuramente sarà quello del Marano. Non posso dire niente. Cosa no, ma ce ne sono altri. Comprare il titolo di una società che è in Serie C. Ah, che è già in Serie C. Eh sì, perché non si può comprare. Ok. Sembra che ci sia qualcuno, non vi dico dove, comunque di questo girone, che per il prossimo anno sta cercando in giro per l'Italia un titolo sportivo di Lega Pro. Ce ne sono altri due in giro per l'Italia. Benissimo. Io so di uno, tu sei degli altri, ma non svegliamo quali. Allora, come diceva giustamente la Gemma, anche se in ritardo, mandiamo la pubblicità, ma oramai, come vedete, è scritto là. Si vedete che c'è un meno 3. Oramai, quando si ha meno 3, voglio dire, vale tutto. Vale tutto. Ecco, allora, ci scuseranno i nostri sponsor, che però sono stati soddisfatti di questa stagione. Andiamo con i soliti nostri 4 minuti e poi torniamo.
torniamo con l'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona. Giocate, mi raccomando, se volete, chiamateci anche in diretta e insultate Pamela Bonesso. Dai, facciamo questo gioco. Poverino? Ma così, dai, per avvivare il pomeriggio. Ma che idea. Dai. L'Autoscuola Cordenonese ha due obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Porto Gruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis, la nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutlet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza a casa tua, subito il miglior espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inoutlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inoutlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Pordenone, Ponte Meduna, aperto 24 ore. Una pausa, uno snack, l'aperitivo, una grande sala slot con i giochi all'avanguardia e tutti i servizi. Pascià Azzano Decimo, in piazza, uno splendido Pascià per vivere momenti di allegria. Le serate sempre movimentate, una sala slot ed una grande sala freccette. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. E a Pasqua con chi vuoi, perché a cucinare ci pensiamo noi. Noi de Al Buon Gustaio, il menù di Pasqua, il pranzo completo di carne o di pesce. Così potrai passare una giornata spensierata senza l'assillo della cucina. Al Buon Gustaio, gli antipasti, i primi, i secondi, di carne o di pesce. 0434 56 00 89. Nuova apertura a San Stino di Livenza, in via Trieste. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano. La cerimonia, lo sposo, gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano. Il tuo abito da sposo. Thank you.
domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Vado su Data Sport che mi sa che è ora. Cioè non è che vado via. Sono appena cominciate le partite, allora nel frattempo è cominciata anche la Serie A. Allora, con Pamela Bonesso, vediamo... Cominciamo da ieri, perché la Serie A in realtà finisce domani. Sì. Prima, sì, inizia e non finisce mai. Sì, prima abbiamo visto passare il pullman della Juve qua sì, sotto. Sì, il pullman della Juve. Con i giocatori che andavano allo stadio Friuli. Giovanni, ho commesso un errore. Andavano là di Moretti. Uno ti solo? No, andavano allo stadio. Ti ho portato un Juventino. Uno Juventino. Uno Juventino. Tanto che... Quindi. Ma a lui è concesso tutto. A lui è concesso tutto. A lui è l'unico a cui è concesso tutto. Gli ospiti posso. No, tu stai zitto per cortesia, non ti sopporto. È il mio Juventino preferito lui. Cosa vuoi? Qua stiamo fra Juventini. Allora, vediamo. Sai qual è il bello? Prima di passare allora, giovedì è venuto a fare la sentenza su Silvio, no? Sì. E io ho twittato, scritto, no? Silvio. Ok, per quanto riguarda i servizi sociali, no? E adesso allenerà l'Inter. Che l'Ansa ha retweetato quello che ho scritto io. Quello è il bello. L'Ansa ha retweetato. Creo fa. Il guaio è che se Silvio va a allenare l'Inter rischia anche di giocare bene. Perché Silvio sappiamo che ne capisce di calcio. No, e almeno un po' di grinta ce la mette. Forse lui voleva dire che l'Inter ha bisogno di un servizio sociale. Infatti, sì, ma voglio dire, il guaio è che se gli dessero questa pena, no, alternativa, l'Inter potrebbe anche risollevarsi. Perché Silvio è stato a capo veramente del Milan, ha vinto tutto. Quando si è tirato via... i giocatori dell'Inter che li ha venduto, Pirlo, esatto. Ci ricordiamo. Sì, esatto. L'intuizione degli olandesi. Ma parliamo appunto di quello che è successo succederà oggi e avverrà domani in Serie A con Pamela Bonesso. A lei la linea, come diremmo. Prego! E da questa parte dello studio vi presento... Ecco. Che male! Allora, ieri, sabato 12 aprile, ha giocato Sassuolo Cagliari 1-1. Dove? Beh, basta con queste domande. Basta. E Roma-Atalanta, cioè, 3-1 a Roma. A Roma, di lì non c'è dubbio. Poi, oggi invece, a mezzogiorno e mezzo, Bologna-Parma 1-1. Sì. E alle 3, cioè... sono già iniziate. Già cominciate. Livorno-Chievo, Napoli-Lazio, Sampdoria-Inter, Torino-Genoa, Verona-Fiorentina. Mm. Poi alle 20:45 Milan-Catania. Mm. E domani sera. Udinese-Juventus. Udinese-Juventus che rischia di diventare... Alle 19. Alle 21. Domani sera. Alle 19. No, alle 20:45. Me hanno messo 20:45. 20:45. Io sono a lavorare, quindi ecco. Ti assicuro che lo stadio è... Ti assicuri. Per la prima volta in questo campionato lo stadio Friuli è esaurito. Strapieno. I biglietti sono finiti martedì, non si trovavano già. Esatto, quindi per la prima volta finalmente il Pozzo è... E complimenti al Pozzo perché ieri in anticipo il grande Granada ha bastonato il Barcellona. Certo. Barcellona, Granada 1, Barcellona 0, in questo momento si trova a 4 punti dall'Atletico Madrid. Che rischia di andare a 7 se la tira Telecom Madrid vince. Quindi complimenti alla famiglia Pozzo, che ha, anche se non so se siano molto contenti di aver vinto col Barcellona, perché i Pozzo sono molto amici del Barcellona. A dire il vero sono anche con l'Espagnol loro, a dire il vero. C'è una quota all'interno dell'Espagnol. Ecco. Però so che quando... Come il doppio derby, insomma. Comunque gli ha dato una bella pacca, voglio dire, al Barcellona. Ha perso, sono usciti con l'Atletico in Champions, arrivano col Granada che, insomma, il Granada non è messo benissimo in classifica, viaggia tranquillo, badabam, anche lì 1-0. Quindi non so chi ha segnato, magari uno dei ex udinesi, facile. No? No, forse sì, forse uno dell'Udine. Forse sì. Però non ha mai giocato a Udine. Ah, è uno di quelli che girano. Esatto, se ho letto anche stamattina. Va bene, indifferente. Gemma! Vi ringrazio, Gemma. Vi ringrazio. Salutiamo. Perché non volevo magari andare alle 6 domani a Udine, star là fino alle 9. No, i cancelli aprono alle 18. Sì, sì, ma non... Volendo. Dove ho i biglietti, in teoria posso arrivare all'ultimo momento. Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto, salutiamoli. Tutti quelli che stanno giocando, Sergio e tutti gli altri che continuano a mandare i risultati, continuate perché oggi si gioca fino... alle 16. Ecco, e è arrivato un messaggio che dice, Sara, sei super figa! Che carino! Aspetta. Sì, ma allora, nella fotina che voglio c'è, sapere quante su WhatsApp, sei... Cosa fai? E sono quattro donne, ecco. Nella dove fotina. Dove stai andando? Per il nostro amico, dopo questa affermazione, per il nostro amico. Sono delle donne, è una figa. Femmina. Sono quattro nella foto di come WhatsApp. Come ti ho detto, io sono trasversale. Sì. Piaccio a tutti. Poi salutiamo anche Angelo che dice buon pomeriggio, ma perché non parlate del torneo delle regioni? C'è Cleo fa. Tra poco parliamo anche con Cleo. Lo faremo. Lo faremo anche di quello. Sì. E poi c'è Marco che dice volevo chiedere un aiuto a tutti voi. Sì, sentiamo. E qui dobbiamo impegnarci. Sì. Eh? Impegniamoci.
a convincere Pamela, oggi bellissima, e io aggiungo, quando mai non è bella Pamela, ad accettare un invito a cena. Un saluto da parte di me. Quello di domenica scorsa. Sì, no, non so, io non c'entro, come vedi, è lui, non ho il telefono in mano e quindi non mando io questi sms. Ma è carino dalla fotina. Sì, dopo mi fa vedere non... allora. Adesso scopriamo che la fotina è di Johnny Depp e già non si importa perché ubriaca. Perché beh, ma ce ne sono due, no? Allora. Due Johnny Depp. Due Johnny Depp. Sì, potete andare tutti e due. Vedi doppio come i risultati? Li ha visti qualcun altro? Ha segnato il Livorno, Gemma, devi aggiornare non so cosa. Livorno. Grazie. Partita importante. Molto importante, Livorno Chievo Omar. È uno scontro salvezza fra Livorno e Chievo. Livorno subito in vantaggio la prima occasione da rete. È una partita che secondo me non è finita qui, no, Cleofa? Vedremo, sì, esatto. Le vedremo dalle belle. Tra l'altro un Livorno che è stato capace anche di rimontare l'Inter e anche con la Juventus. Parliamoci chiaro, anche con la Juventus. Non è che la Juventus ha fatto una passeggiata con Livorno, cioè al di là del risultato, la Juventus l'ha avuta veramente difficile con Livorno, un Livorno che sta crescendo anche a livello di gioco e a livello di carattere, è un Chievo che anche da parte sua insomma qualcosa ci mette in campo, ma secondo me è una partita molto molto da seguire, ne vedremo dalle belle nel corso di questi 90 minuti. Anche perché questo secondo me è la qualità dell'allenatore, uno degli allenatori che mi piacciono di più. Certo, potrebbe essere un papabile per la panchina d'Udinese? Mi piacerebbe. Tra l'altro Di Carlo, no? Se non ricordo male. Sì. E Di Carlo, tra l'altro, è uno che ha giocato con Guidolin. Sì. Nel Vicenza dei Miracoli. È stato il vice di Guidolin. Abbiamo la Mazzari in studio che adesso ci svela. Lei lo sa? Assolutamente sì. Il nome del prossimo. Che tanto io lo conosco già. Il nome del prossimo allenatore del Udinese. Non lo può dire la Vicenza. Il nome? N-O-N-O-E-M-E. Io parlo solo della San Vitese. Tu parli solo della San Vitese. Allora, il nome del prossimo allenatore della San Vitese. Io. Sai cosa ha detto? Allora prima? Corrono sicuramente. Ha detto San Vitese se più facile. Vabbè. Perché San Vitese è anche da bere, ricordiamolo, no? Sì. Vabbè, andiamo avanti. Che scemenze. Vabbè. Ma non importa, non importa. No, dico. Volevo dire, Di Carlo era un perno del centrocampo del famoso Vicenza di Guidolin, quello che fece il salto dalla Serie A, vinse poi la Coppa Italia col Napoli e arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea, sì. Che perse non meritatamente, andò fuori al ritorno anche grazie a degli errori, evidenti errori arbitrali nel ritorno a Londra. C'è da dire che è abbastanza chiara, secondo me, guardando e conoscendo le mosse della società Udinese Calcio, no? È abbastanza chiaro che il prossimo anno non ci si affida Guidolin. Perché? Perché in settimana è stato acquistato un fortissimo attaccante colombiano, uruguaiano, perdonami, di cui il nome in questo momento vedi? Mi discorso. Oh, vedi? Attenzione, Livorno Chievo 1-1. Ecco. Eh sì, mi è appena arrivato la giornata. Beh, ma basta guardare la TV. Però, ha passato il bomber di adesso. Paloschi. Quindi, come diceva giusto, aveva ragione Omar. Due minuti dopo. Ma adesso te la devi giocare col coltello fra i denti, non è che puoi far più colpi. Allora, fermiamo il discorso sull'Udinese perché c'è un collegamento. Credo che ci sia Roby. Oggi mi sento particolarmente in linea con Roby. Il chiosco me lo sono portato dentro praticamente. Esatto. Della festa di arriva fin qui. Okay, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Bene, sempre Roby. Bene, Roby. Pensato male. Senti, super. Come va in Trentino? Raccontaci. Ma intanto la serie giornata. Sì, che già è buono. Siamo in tantissimi da Mufalcone perché è stata organizzata una corriera dagli ultras, quindi saremo un centinaio di persone circa qui a tre. Partita è cominciata a 5 minuti e praticamente quasi niente. Altra cosa vi posso raccontare? Com'è andata la settimana? Stupendo paesaggio. Sì, beh, bello, è bellissimo. Bello. No, volevo sapere da te com'è andata la settimana, che cosa è stato fatto per caricare i giocatori, perché oggi bisogna assolutamente vincere a Dro. Venerdì il presidente, che è sempre molto solerte a capire i momenti dove serve un po' di aggregazione, così ha offerto la pizza a tutti quanti. Quindi hai problema proprio vivo. Roberto, il problema è che il presidente ha offerto, non è che il presidente ha offerto la pizza, è che ha offerto da bere, si sarà dissanguato. No, da questo punto di vista, ragazzi, devo dire la verità, sono bravi, sono i dirigenti e gli allenatori che un pochettino scantinano, in questo senso, sì.
Quindi diciamo l'ambiente è stato caricato a dovere per questa trasferta, diciamo ineluttabile per il Monfalcone. C'è solo un risultato, vincere andrò. Assolutamente sì, perché se vogliamo coltivare ancora qualche speranza così per la rimanente categoria, quantomeno per arrivare ben messi negli traverso del draw. Ecco, giusto, traverso del draw, quindi. Traverso del draw, calcio da fuori dell'area e il portiere era abbastanza sulla linea della palla, però traverso è stata presa, ecco, ed è il suo corner per il draw. Sì, come dicevi tu giustamente, abbiamo solo un risultato oggi per continuare a sperare in qualcosa di meglio. Anche perché, adesso ti dico l'ultima, Roberto, io il 4 maggio, ok? Sì. Alle 17:15 voglio prendere la macchina, venire a Monfalcone a festeggiare la vittoria della Fincantieri col Marano. Addirittura? Eh sì. E a ribadire la mia frivolità, cioè a stendervi tutti nel chiosco, come l'altra volta. Sì, ma vieni quel carro armato stavolta però. Ha lanciato una sfida. Vieni quel figolato. Veniamo tutti quelli dello studio. Sì, sì, tanto io di là devo passare. Sì, vabbè, ma tu ti aggreghi a noi e rimani lì finché morte non ci separi, alcolica. Dove vai? In ferie? Prendiamo tutti in ferie. Sì. E vediamo lì. Però mi devi promettere che battete il Marano così il Pordenone va in Lega Pro. Faremo assolutamente il possibile. Va bene. Ti dico, non tanto, no, niente contro il Pordenone per lo Beh, per ovviamente lo fate per voi stessi. Per favorire il Pordenone. Chiaro. Ma per favorire noi stessi. Chiaro, perfetto Roberto, grazie, ci sentiamo durante la partita, ribadiamo ancora il risultato. Dopo. Draw Fincantieri Monfalcone in questo momento è 0-0, anche se poco fa il draw ha preso una traversa. Raccontaci Gemma. È un messaggio che è arrivato da parte di Sergio, sì, che dice: Pamela mi ricorda molto Simone Ventura da giovane, le auguro la stessa carriera. Posso darti un consiglio? Magari se sei un po' meno strunz di lei è meglio. Un po' meno cosa? Un po' meno strunz. Ecco. Fai labiale di Trapattoni, lì. Strunz. Allora, nel frattempo, mentre aspettiamo l'ultimo collegamento che quest'oggi avverrà da Vittorio Veneto per Vittorio Farmer Tamai, dove abbiamo spedito Riccardo Riem. Sì. Voglio tornare un attimino sul discorso dell'Udinese, che è chiaro il gesto della società, acquistando in contanti 4 milioni e battendo la concorrenza del Bayern Monaco, della Roma, del Torino e di un'altra quarta grossa società, che loro tiravano il prezzo, non la cifra di 4 milioni, ma il pagamento. Invece è arrivato Gino Pozzo, quanto è? 4 milioni, aspetta, valigia, che ce l'ho giusto qua, croc. E quindi il giorno dopo, cioè giovedì, era già Udine questo giocatore a fare le visite mediche. Il Verona ha segnato. Ecco, quindi Verona-Fiorentina 1-0. Il Sassuolo gioca allo stadio comunale Enzo Ricci. Di dove? Di? Sassuolo. Reggio Emilia. Gioca Reggio Emilia. Tricolore di Reggio Emilia, ha detto anche Giglio. Cioè, hai googlato sbagliato praticamente. Perché Sassuolo ha lo stadio, oppure effettivamente lei ha ragione. Sì, ma l'ha appena comprato, il signor Mappei l'ha appena comprato lo stadio di Reggio Emilia. E da 3 domenica 4. No, l'anno scorso giocava a Modena. A Modena, esatto. Che proprietà del Modena. Gioca esatto. Sì, perché il signor Mappei, che è anche presidente della Confindustria, ha detto: aspetta, con 4 spiccioli mi compro lo stadio di Reggio Emilia. Sì, ma tutti che hanno giusto in tasca 4 spiccioli. Sì, allora quello sai con il resto del caffè della mattina. Sì, no? Proprio. Più o meno. Va bene, comunque allora. Gol del Verona. Gol del Verona, ricordiamo che il Verona è gol anche dell'Inter contro la Sampdoria. Naturalmente giocano a Genova. No, a Sampdoria giocano. Dai, è come l'Atalanta che gioca l'Atalanta. E allora subito i due nell'1-2, il nostro gioco 1-2. Sampdoria, Inter, il segno è 2. E Verona Fiorentina, il segno è 1. E ha segnato Vandomara, segnato. Vandomara, esatto, il signor Icardi, che però ne fa 3 nelle ultime 2 partite. Triplette. Questo qua quando è in forma è forte, Cleofa. Sì, quando sta bene. Quando sta bene, quelle 3-4 domenica all'anno, no? Sì, dipende se a caso. Che succede, Gemma? Dipende se è fraccaro o non fraccaro. Giovanni. Il nostro Riccardo Riem, che a seguire una bella partitona. Speriamo vinca il Tamai. Assolutamente, anche se sono amici anche quelli di Vittorio Falmega, ma il nostro cuore è a Tamai. Prego Riccardo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao, buon pomeriggio. Siamo qua a Vittorio Veneto, al Palo Parison, a vedere una partita molto importante per
la salvezza è per il Tamai. E vedo subito quel momento, la partita è 0-0, una partita discreta, ci stanno dando da fare tutte e due le squadre. Il Vittorio chiaramente punta a vincere, sta mettendo un po' di pressione al Tamai, che comunque ha sempre delle buone ripartenze, mette in difficoltà intanto la difesa del Vittorio. E, al Vittorio oggi manca comunque il centravanti titolare, che è Di Martin, che è il bomber dei vittoriesi. E niente, se volete vi do le informazioni. Che ma no, Tamai... lasciamo stare le informazioni, Riccardo, la partita è già cominciata. Nel Tamai gioca Furlan? Pronto? Nel Tamai gioca Furlan? Sì, sta giocando in coppia con Motta davanti, però per il momento non ci sono state delle azioni particolari, se non un bel tiro del Vittorio, che il portiere Peresini ha parato in maniera abbastanza semplice il tiro centrale. Io intendevo, giustamente Claufa mi dice che giocano due Furlan nella Tamai, io intendevo il capocannoniere del Tamai che ha quota 15. Federico. No, scusami. In attacco gioca Federico Furlan? Sì, c'è. A posto. No, anche perché dopo vediamo anche la classifica dei canonieri della Serie D, che è molto, molto interessante, ma ripeto, lo facciamo dopo. Dunque, nulla di fatto ancora nei primi 16 minuti lì a Vittorio. Sì, no, assolutamente. A parte, ripeto, una bella azione che ha fatto il Vittorio, che con un tiro però centrale, e il Vittorio sta mettendo un po' di pressione al Tamai, però, ripeto, il Tamai ha fatto già un paio di ripartenze. Ecco, no, c'era stata un'azione adesso con un cross, c'è stato un po' di mischia nell'aria e quindi comunque un nulla di fatto. E no, ripeto, appunto, c'è stato quel tiro centrale del centravanti del Vittorio, che era Zanardo, però c'è stata la parata facile, insomma, dei Peresini. Per il momento è tutto da Vittorio. Benissimo, grazie mille. Allora, in Serie D non succede ancora niente, gli altri campi sembrerebbe di no. Chiudiamo il discorso che facevo sull'Udinese, sullo schema della società, no? Allora, arriva questo nuovo attaccante che non partirà assolutamente in panchina, di cui è responsabile il cartellino, è casualmente la stessa che ha l'attaccante che non gioca mai a Udine, quello della Roma in comproprietà, Nico Lopez. Non ci sono voci su movimenti dell'altro attaccante, che quest'anno ovviamente ha deluso un po' tutti, Muriel. Di Natale non credo che smetta, non mi sembra che Guidolin sia in grado di gestire quattro bocche da fuoco facendone giocare una. Ricordiamo che Fernandez rimarrà a Udine, c'è solamente la voce di Pereira che forse va su altri lidi che sembrano comunque bianconeri. Quelli di cui il pullman abbiamo visto partire e passare prima. Ma Pereira non ha mai giocato da punta, neanche da seconda punta, diciamo ha giocato sempre da centrocampista avanzato piuttosto che da... È un bel giocatore, perché assolutamente ricopre tanti ruoli. Forse in questo momento è il più in forma e il più forte dell'Udinese. Quindi nello schema, a meno che di stravolgimenti, io non vedo come... anche perché comunque ci sono stati rigore per la Sampdoria. Allora ce lo commento a Cleofa. C'è Maxi Lopez, c'è il derby di famiglia. L'ex con grande Andanovic para rigore. Vediamo. Non ne ha mai parato uno. E infatti eccolo qua. Con l'Inter non ne aveva parato uno. Andanovic para uno, ha sbagliato, mentre Vandomara 2 aveva fatto il gol. E allora la Samp rimane sotto con l'Inter in casa, sì. Sampdoria 0, Inter 1, quindi nel nostro gioco Sampdoria-Inter rimane col segno 2, mentre Verona-Fiorentina è ancora 1-0, rimane 1. Tra l'altro, Giovanni, scusa, la Eleonora sta facendo le battute, perché ha detto sta rosicando un po' come il gelato, infatti si chiama Maxi Lopez. No? Esatto. Questa era in comproprietà la battuta. Tra te, Omar. Ecco, nel frattempo viene ammonito uno in panchina. Nervosismo in panchina della Sampdoria. Beh, io penso che Mihajlovic, dopo le dichiarazioni poi di quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport, lui ha dichiarato: non ho rinnovato per il prossimo anno con la Samp, perché spero di andare di tornare a Milano, questa volta non da vice Mancini ma da capo allenatore dell'Inter. E io credo che se va Mihajlovic all'Inter tante teste saltano in quello spogliatoio, soprattutto quelle grandi argentini, perché Mihajlovic intanto è grande e grosso, è uno che non ha problemi a mettere le mani addosso, Balotelli ne sa qualcosa,
È serbo, ha fatto due guerre. C'è un po' di cattiveria. Non ha fastidio proprio di niente. Quindi io penso che sarebbe una bella rivoluzione, a parte a livello tecnico, perché a me è sempre piaciuto Mihajlovic, sia da giocatore che da tecnico, perché ha preso la Sampdoria che l'ha messa con le pive nel sacco, proprio l'ha portata a un livello... Una squadra, direi... Diciamo, di poca roba, esatto, ha fatto un lavoro quasi eccezionale. Beh, basta vedere che deve schierare Maxi Lopez come attaccante. Vuol poi un amico mio è andato, andato lì a Genova, cioè, Maxi Rissa, sì, sì. Ecco, ci vediamo dopo. Allora, c'è Samuel che fa il gesto chiaro del ci vediamo dopo. Questi cartellini, quanti rossi, quanti gialli. Non succederà niente. Un giallo a Samuel, ecco un rosso, espulso per doppia. Vediamo chi è fuori. No, Palombo. Palombo. Eder. È Palombo che protesta. È brasiliani ma è... argentini, si può capire. Pensate che siamo solamente al 19:46, vediamo già il fallo. Molto nervosi. Beh, non diciamo, è una roba da gioco. Scuola calcio, questo, è una roba normale, fallo da oratorio. Sì, se poi questo Samuel qua gli dà il giallo. Ed ecco, brasiliani e argentini. Esatto. Sì. La prima espulsione della Triestina ieri, cosa doveva essere se questo è giallo? Doveva essere viola il cartellino. Esatto. È entrata a roba due piedi a centrocampo senza senso. Ecco. Va bene. C'è Gemma. C'è l'amorosa di Giovanni. Io devo ancora finire il mio discorso sull'Udinese. Ah, scusa, pensavo. No, vai Gemma, prego. No, prima della pubblicità volevo salutare Maurizio, che dice: che ne pensate di un bello speciale dell'altra domenica in occasione di Udinese Juventus? Però Pamela vestita come oggi, sei splendida come sempre. Ciao da Maurizio. Ma se vestita come oggi non conta niente, perché tutte e due bianconere sono le squadre. Appunto, infatti io par condicio, non ha gli scudetti qua, però sì, non è per la Juventus, se, ovviamente. Nella Juve ci sarebbero tutti là, esposti. Giovanni. Beh, è un bel vedere, no? Poi abiti in collina, la zona più bella del Friuli. Dopo vorrei richiamare il gioco. Possiamo richiamare il giochino dell'In Outlet? Il 3 sì. su 13? Sì, sì, perché certo. Voi oggi parlate solo di 1x2 e io ho troppi... Perché siamo presi dal vino un po'. Troppi trascorsi. Ma invece Gemma è stanca. Gianna. Lo diceva del bere. Lei è stanca del vino, quindi andiamo col 3 su 3 che si vince invece... Un climatizzatore, ma l'importante è che c'è la pompa di calore. Restano da indovinare Drofin, Cantieri, Monfalcone e Vittorio Falmec Tamai, se non sbaglio. Esatto. Abbiamo tolto la grafica nel momento clou. Esatto. Ricordiamo che al momento sono 0-0. Io direi che allunghiamo, visto che i secondi tempi cominciano alle 16:15, sì. Non alle 16 ma alle 16:15 la fine del gioco, cioè all'inizio proprio dei secondi va tempi. Va bene, per il momento mi risulta tutto 0-0. Ecco. E poi vi ricordiamo appunto l'1x2 che ci sono Verona Fiorentina che al momento il segno è 1 e Sampdoria Inter che al momento segno e due, incredibile che l'Inter vinca proprio a Genova. Gemma! Niente? Gemma non ha niente. Gemma non ha niente, ha i microfoni sulla maglia. Ecco, incredibile. Ecco, il Chievo, succede, Omar, succede quello che hai detto tu prima. Ma qui, perché ti ho detto che questa partita sarà divertente? Perché qui non possono giocare per il pareggio nessuna delle due. Dunque devono mettere, come si dice, la baionetta in mezzo ai denti e una delle due deve per forza vincere. Perché il pareggio effettivamente non serve né a Livorno e né al Chievo. Chi è? Paloschi di nuovo? Vabbè, se Palo 76. No, questo dovrebbe essere Terò, non so se è Terò. Terò. È francese, ma comunque Terò, no Terò. Sì, è lui. È francese detto no, è Cesar. Terò. Ah, Terò? No, era lui che esultava. Va bene, ci fermiamo. Dobbiamo vedere pubblicità, Gemma? Sì. Va bene, lo facciamo. Per quanto tempo? Non lo so, un paio d'ore. Un paio d'ore e poi andiamo a casa. Sì, dai. No, 4 minutini e poi torniamo qui. Noi facciamo il festino là dietro. Con le bottiglie di... L'Autoscuola Cordenonese ha due obiettivi. Sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no? Anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia.
Design dinamico e accattivante, la nuova Nissan Qashqai, tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore, audace, sportivo ed in completo controllo, rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale, guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield, massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio, facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai, in prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis, la nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutlet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza a casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inoutlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inoutlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Casarsa della Delizia, aperto 24 ore. Un'ampia terrazza con tutte le partite, ideale per le feste. Gli snacks, tutti i servizi online. La nuovissima sala slot con le video lottery ed i giochi più avvincenti e moderni. Pascià San Vito al Tagliamento, giovane, allegro per le colazioni, gli aperitivi, le grandi serate ed una grande sala slot per giocare alla fortuna. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. E a Pasqua con chi vuoi, perché a cucinare ci pensiamo noi. Noi de Al Bon Gustaio, il menù di Pasqua, il pranzo completo di carne o di pesce. Così potrai passare una giornata spensierata senza l'assillo della cucina. Al Bon Gustaio, gli antipasti, i primi, i secondi, di carne o di pesce. 0434 56 00 89. Nuova apertura a San Stino di Livenza, in via Trieste. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano. La cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo.
L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona siamo tornati dalla seconda barra pubblicitaria. Sì, abbiamo fatto più un bel festino. Che mai. Sì. Io ho festeggiato. Allora, aggiorniamo la serie D, cioè il nulla, mi sembra. Ah, aspetta, questo si sta. Allora, aggiorniamo la serie A, Pamela. Aggiorniamo la serie A, che mi fa Chievo 1-2, Napoli Lazio 0-1, Sampdoria Inter 0-1, Torino Genoa 0-0, Verona Fiorentina 1-0. Quindi un altro risultato clamoroso è questa Lazio che sta vincendo a Napoli, perché durante la pubblicità Giovanni stava giocando bene, sì, fino a questo punto. Napoli che sta subendo un po' il gioco della Lazio. Oh, parliamo sempre di calcio, no? Ma parliamo adesso con i nostri amici della OSUF, perché parliamo, ci devono lasciare alle 4. E allora, esatto. Prego. Giampaolo Sara. Muser e Silvia, dovete raccontarci qualcosa di questo evento del 31 maggio. Buona domenica innanzitutto a voi. Grazie per averci oggi. È sempre un piacere. Dopo due mesi ci siamo visti l'ultima volta, no? E due mesi fa vi stavo appunto accennando che stavo organizzando questo torneo. Questo torneo che ha scopo di beneficenza e integrazione. Lo facciamo il 31 maggio e siamo alle strette. E ho voluto portare qui oggi Silvia, che fa parte appunto dell'associazione. E fa parte, dà una grandissima mano. E fa parte dello staff e lei è quella che si occuperà poi in cassa il giorno del 31 maggio. Un attimo ti fermo perché la Fiorentina ha pareggiato con sempre lui, Cuadrado, giocatore dell'Udinese. Quindi 1-1 e nel gioco 1-2 l'1 diventa X. Prego. E praticamente ho voluto portarvi qui Silvia anche perché sicuramente vorrà dire la sua esperienza, visto che è appena entrata, diciamo così, da un anno che con noi, e sicuramente vorrà dire la sua. Io vorrei fare una piccola parentesi. Oggi abbiamo finito il campionato, abbiamo fatto l'ultima partita nel campionato, infatti ci sono venuto direttamente dal campo, e vorrei fare i complimenti ai ragazzi che si sono impegnati tutto l'anno dando il massimo. Abbiamo finito la classifica non molto bene, non rispetto importa ai nostri pronostici, però complimenti ai ragazzi che hanno dato l'anima sia in campo che fuori per far sì che sia stato passare un anno bellissimo. Insomma. Certo. Facciamo parlare Silvia. Sì, sì, prego Silvia. Grazie, buona domenica a tutti. Anche a te naturalmente. Devo dire che sono venuta da Gorizia, perché io sono di Gorizia. Ho visto Giampaolo e la prima cosa ho chiesto com'è andata la partita. Male, abbiamo perso. E vabbè. E infatti giocavamo in sette perché ma mancavano 4 giocatori, rischiavamo di essere in 6, però abbiamo dato l'anima. E questa cosa vorrei sottolinearla, ci tengo perché anche in vista del torneo la cosa importante secondo me è mettere il cuore e l'anima in quello che si fa. Quindi un torneo non è fatto solo di squadre che giocano per un giorno, per una partita, per un obiettivo, è fatto di persone che lottano. Non importa quale sia lo scopo, e soprattutto le persone non sono mai individuali, ma sono sempre parte di una squadra, quindi non ci sarà mai un vero traguardo raggiunto da soli, ma si lotta tutti insieme. La famosa c'è squadra. L'importanza sì. della squadra, ma c'è anche l'importanza delle persone che supportano, c'è l'importanza delle persone che incoraggiano, c'è l'importanza delle persone che hanno voglia di condividere questa giornata, quindi deve essere una giornata di cuore, di amicizia, di condivisione, cioè tutti sono importanti, e quindi io spero che nonostante il risultato 7-0 che abbiamo perso, non ha importanza il risultato, ha importanza che resta la soddisfazione di averci provato. Certo. Quindi io spero che quel giorno sia la vittoria di tutti quanti, comunque vadano le cose, la vittoria di tutte le persone che parteciperanno, che vorranno partecipare e che potranno, secondo me, andare a casa felici al di là del risultato e della vittoria finale.
della squadra che vince. La vera vittoria è esserci e condividere, quindi io spero che siate in tanti a venire a partecipare, perché veramente sarà una giornata. Allora, dacci Silvia, bellissima. Dacci i riferimenti, dopo facciamo la pausa. Silvia, parli veramente bene, brava. Ti eri iscritta al discorso prima di venire? No. Ti eri iscritta a qualcosa? No. No. Assolutamente. No, perché sembrava. Io non ero preparata tutto questo. Quindi. Sei bravissima. Il prossimo anno ti chiamo al posto di loro due e vieni a presentare con me. Ecco, due per uno. Due per uno. Allora, senti, raccontaci bene allora dove si svolge questa manifestazione, da che ora a che ora, perché tutto il giorno ho letto. E allora rendiamo partecipi gli amici che ci seguono da casa in maniera di poterli invitare proprio a venire a, a trovarci a questo punto, perché saremo tutti lì. Allora, la manifestazione comincia alle 8 per le squadre che dovranno essere sul calcio, poi il torneo vero e proprio inizierà alle 9. A Pradamano, che il campo si chiama Pradamano Village. Mm-hmm. Parco Rubia, per essere precisi. Sì. Okay. Sabato 31 maggio, quindi inizia alla mattina. E va avanti fino alla durata del torneo, comunque sarà tutta la giornata. Certo. La parte bella, secondo me, sarà la grigliata. Non per essere. Chissà perché lo sospettavamo, eh. Che no. Ma poi mi piace perché oltre a calcio c'è il beach volley. La mia domanda è: per sbaglio, ci sono squadre femminili di beach volley? Io per questo volevo fare un appunto. Ecco, prego. Volevo fare un appello a tutti quelli che volevano giocare a beach volley, squadre femminili e maschili, non importa. No, meglio femminili. Anche maschili, perché scusa? No, perché le femmine, le donne, scusatemi, beach volley sono sempre belle. In bikini. Brava, esatto. E i maschi in costume, allora. E a creare squadre di beach volley, mi raccomando, due in campo e tre in panchina, quindi cinque giocatori in tutto. Giocatrici. Giocatori, no, giocatrici. Giocatori. A noi interessa. Dato che donne, sono la vero? Madrina dell'associazione, dico decide giocatori. Lei. Sì, va bene. Quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Sì, c'è ancora tempo. Bene. Il 31 maggio vi aspettiamo i numerosi. Ecco, Pamela parla così perché lei è testimonia di questo, oltre che della OSUF, anche del torneo. Esattamente. Ricordiamo, io leggevo mentre parlavate, vi seguivo, leggevo anche le note che mi sono prese, che la OSUF nasce nel 2005 per merito proprio di Giampaolo, no? Che poi ha trovato gente che gli ha dato una mano. Esattamente. Ma quanto difficile in questo periodo poi, no? Sentivamo prima anche gli amici di Sacile che hanno difficoltà economiche, eccetera. Quanto difficile è Giampaolo tenere in piedi un'organizzazione così in questo periodo storico? Allora, devo dire la verità, gli ultimi due anni è un miracolo se siamo ancora in piedi, perché come sappiamo tutti, la crisi, i sponsor che non pagano più in anticipo, ma pagano alla fine del campionato, quindi alla fine devi rimetterci, mm-hmm. E poi non sempre danno, tutte queste cose qua, è difficile, ma io, da come sono fatto io, sono uno che se crede a una cosa va fino in fondo, nonostante le difficoltà economiche. Quindi il torneo che non faremo, devo ringraziare soprattutto gli sponsor che in questi ultimi anni ci sostiene, anche con piccole cifre, non siamo un Udinese dove vedi i soldi, sì. No, abbiamo il bar, il ristorante, sai così, 100 euro di qua, 200 di là, certo. Devo dire grazie a loro che riusciamo a realizzare questo torneo, che all'inizio sembrava... Quando abbiamo iniziato a mettere le prime carte in tavola sembrava che non si riusciva a farlo, questo a novembre. Mm-hmm. Quindi adesso siamo a metà aprile e quindi io penso che è grazie a loro che riusciamo a fare tutto questo. Il certo. Servizio fotografico alla nostra madrina e tutto i volantini, la prenotazione del campo, tutte le spese che poi... Ecco, poi l'idea di questo video, no, che adesso vediamo, della madrina... Sì. Anche se siamo in fascia protetta lo guardiamo lo stesso. Oddio, non sono vestita, eh. Sì, vabbè. Vabbè, sono in costume massimo, ecco, non è che sono... Magari se l'audio lo teniamo molto basso, se ce lo presenti perché così... l'audio sono in televisione spacca. Sì, no, che devi sapere che Giovanni... È un bacchettone. Sì, è sempre peggio. Non l'avrei mai detto. Ecco, intanto cominciamo con la linguaccia, no? Che va sempre bene.
Ecco, questo è il video. Giampaolo, è venuta a te questa idea di un video fatto così o l'idea del video di qualcun altro? No, allora, lo scopo in realtà di fare il video e le fotografie è iniziato da un'idea di un ragazzo non udente della nostra associazione che ha sempre avuto quella difficoltà purtroppo della comunicazione, no? E si trovava appunto in difficoltà con di comunicare perché è anche timido con le donne. Allora inizia tutto questo sistema, no? Per dire, boh, ma allora facciamo, prendiamoci delle ragazze, in questo caso madrine, che hanno quella sensibilità e nello stesso tempo in una giornata come questa di una parola, fa una foto, fa il video, così nasce una sorta di amicizia, no? Certo. Ecco. E da lì questo video qua l'hanno fatto su loro iniziativa. Io dico ragazzi, io vi porto tutto nel posto dove, in questo caso ci hanno lasciato lo spazio, il negozio, l'edificio Bertolucci. Allora li abbiamo fatto tutto il resto, ma tutto questo che vedete voi in televisione è stato fatto dai ragazzi che fanno parte appunto da un'associazione, le fotografie, chi cura le fotografie, chi cura invece il video si chiama Marco, sì. Che Marco è un ragazzo udente che però fa parte del nostro staff, è un ragazzo veramente in gamba, è stato premiato dalla commissione del cinema, che adesso non mi viene sulla parola giusta, e a fine mese parte e fa 3 mesi a Hollywood. Per i suoi, perché è stato premiato, perché ha vinto un premio per i suoi cortometraggi. Certo. E questo Marco ci dà una mano negli ultimi 3 anni che certo. C'è. E lui quindi 3 video li ha fatti lui alla fine. Diciamo che il prodotto è anche molto carino. Allora, io farei un applauso, visto che prima Cleo doveva far partire, ma lo facciamo adesso. Voi rimanete con noi ancora 20 minuti, quindi tra un po' ne parliamo, perché dobbiamo fare con Gemma non so cosa. Uno spritz? E allora, Vittorio Veneto, Vittorio Falmec Tamai, Riccardo Riem. Eccoci qua. Allora, eccolo qua. Brutte notizie per Tamai e buone per il nostro amico Omar Rivalli. Il Vittorio Veneto è passato in vantaggio con un gol molto bello, una bella azione di testa di Posocco, un 96 che tra l'altro è figlio del presidente qua del Vittorio Veneto. Quindi in questo momento il Vittorio Veneto, devo anche dire meritatamente, perché insomma stava premendo già da 10 minuti abbondanti il Tamai, e quindi con una bellissima azione sulla fascia, con un bellissimo cross, ha tagliato fuori tutta la difesa e praticamente Posocco da 2 metri da linea di porta ha insaccato con un bel colpo di testa. Quindi in questo momento Vittorio Veneto 1, Tamai 0. Riccardo, ma visto che siamo oramai agli sgoccioli, a 5 minuti alla fine, com'è stato, a parte il gol, questi primi 40 minuti? Beh, guarda, ti dico, a parte il primo quarto d'ora, dove chiaramente il Vittorio era partito a sprombattuto, e alla mezz'ora c'è stata una bellissima azione di Motta che in mezzo a 3 avversari ha tirato fuori dal cilindro un pallonetto incredibile che il portiere Tonon è riuscito con le unghie a tirarlo fuori dalla porta. Però diciamo che è stato l'unico tiro in porta che ha fatto il Tamai, ma una cosa un po' isolata, come tiro in porta. Subito dopo questa azione qua il Vittorio ha ripreso a macinare gioco premendo molto il Tamai, e con questa bella azione che si è sviluppata sulla destra c'è stato il cross di Marson che appunto ha portato al gol di Posocco di testa. Quindi diciamo comunque una partita piacevole, senza ombra di dubbio, a parte 10 minuti un attimino di stanca dal quindicesimo al ventesimo fino alla mezz'ora. Fanno una partita diciamo che insomma è viva, e il Tamai adesso vediamo come reagisce a questo gol, che tra l'altro è molto importante perché li rimette in corsa per la salvezza, perché io adesso non so cosa sta facendo il Monfalcone. 0-0 ancora. 0-0, sì, quindi insomma 0-0. Tutto in ballo a sto punto, anche per la salvezza diretta senza passare il play-out. Io direi, quindi, Riccardo, insomma, io direi che tutto lei balli. Tra l'altro non sono riuscito ad avere il presidente qua perché era nervosissimo e quindi mi ha rimaltato, e Omar lei balli forse no, non l'ho visto, e quindi insomma alla fine per un tempo cercherò di andarlo a recuperare per avere un commento, e comunque se riesco a portarlo insomma dopo lo faccio parlare in trasmissione. Bene. Perfetto, e allora okay. Sì, grazie.
Ah, si ribalta tutto a Verona perché in questo momento è incredibile ma vero, Aquilani segna un gol, quindi sì. Verona 1, Fiorentina 2, ma mentre parlavano i nostri amici della Osuf a Livorno è successo qualcosa. 2-2 ha segnato un gran su rigore, ma e segnato... non c'era perché Giallone, come ha dimostrato poi l'immagine, era nettamente fuori. Sì. Al momento del cross, il rigore tecnicamente c'era, però al momento del cross la palla era fuori, dunque era rimessa dal fondo da parte del portiere, dunque rigore inventato, regalato a Livorno, che ancora una volta, permettimi Cleofa di sottolineare, a cosa servono i giudici di linea? A nulla. A niente, perché sono lì, era lì davanti, non l'ha visto. Poi, mentre io ogni tanto con la coda dell'occhio guardo, si è aperta, mi sembra, una sfida nella sfida a Genova, perché Handanovic ha fatto un intervento incredibile sempre su Maxi Lopez, no? Che era, poteva essere il pareggio, ricordiamo che la Sampdoria sta giocando in 10 per espulsione di quello sì. Che è il vero attaccante, perché Maxi Lopez lasciamo stare, Eder è un grande gol. Attaccante. E Handanovic è andato a mettere la manona, non la manina, perché c'ha, no? C'è i badini. Aspetta, no, siccome abbiamo... Eleonora, che conosce Handanovic, com'è la mano Handanovic? Come il tavolino? Va bene anche gli aperitivi, allora, insieme. Non mettiamo in giro notizie false, no, adesso aspetta, piacere. Poi c'è qua Elena che ci conferma, adesso tu ci racconti sì, allora, gli aperitivi con Handanovic. Dopo te lo racconto io. Con Samir, raccontaceli. No, Samir assolutamente era un atleta di quelli bravi, sì. Sempre a casa, sempre preciso. Beh, guarda, si beve anche all'alcolico agli aperitivi, no? No, è che tutti facciamo con me gli aperitivi. No, ma allora non era con me di sicuro a bere l'aperitivo, cioè la cosa si autoesclude, capisci? Mentre Insigne segna e pareggia. Chi? Mertens. Ma ha salvato Mertens. La campanella, via. No, allora ti spiego io la realtà dei fatti. Sì. Allora, lei chiamava Eleonora, sempre Elena, sempre che la chiamava, perché lei, sapendo lo sloveno, con la scusa, non parlava in italiano, un po' come l'intervista aveva fatto la Rai a Dubai con Niki Lauda, no? Che sì. Parlava in tedesco e facevano la traduzione in italiano. Mio papà, che non è nato ieri, fa, ma in Zumun, Niki Lauda non sa l'italiano. Nel frattempo Handanovic insiste, sì. No? Ecco, forse c'è l'influsso di Eleonora in studio. No, pensate anche una cosa, tutti dicono che Birkis è più alto di sì, sì, sì. Ecco, tanto per, invece è il contrario. Sì. È proprio, 2 centimetri più alto Handanovic. Sì, 2 sì. Metri. Sì. Ecco, ma tanto per spiegare quanto è importante un portiere nella sua composizione fisica come formato. Certo. Perché anche Buffon è formato bene. Certo, la fortuna di Scufè sì, si ribalta di nuovo Paloschi. Livorno. Sì. Ancora Paloschi. Paloschi, Livorno 2, Chievo 3. È una partita incredibile, scintillante questa, bella. Faranno tanti gol, secondo me. Forse Paloschi sarà eccitato perché l'ha chiamato Prandelli nel pre ritiro. Comunque anche quello. Sì, pre. Ma comunque qua la festiva delle difese, visto qua, mamma. Sì, vabbè, ma d'altra parte questi qua hanno preso 150 gol, quindi. E questi giocano in Serie A, però. Che poi sempre parliamo con Eleonora. Oddio, ho il panico ormai. Che sta facendo da chioccia. L'altezza c'entra relativamente perché la scoperta non dell'Udinese, del movimento calcistico italiano, dell'erede di Buffon, Scuffetta è solo 1,80, cioè una persona anche normale. Non è 1,80. È 1,80 Scuffetta. L'ho detto sulla gazzetta oggi, perché hanno sbagliato. Con precisione non è altissimo. È 1,79. Io ho letto sulla gazzetta oggi che c'era un bel articolo che Buffon, parallelo Buffon Scuffetta, le due i due caratteri diversi, no? Uno molto estroverso, no, molto fuori di testa, molto alto Buffon, perché io è un ragazzo molto alto, insomma. Ma tu che l'hai visto da vicino, quanto cavolo alto è? Non è questo, gira 1,90. Un metro abitualmente. È 1,90. Allora, ti accorgi 1,87 mi dice Google. 1,87. Non è ecco. Un Birkic, per capirsi. Beh, però è alto. Sì, vabbè. Però guarda come che tacchi giro è in proporzione. No, voglio dirti Giovanni che due anni fa la media altezza dei portieri in Italia era 1,87. Sì, adesso la media altezza è 1,93, pazzesco. Certo. Sono giocatori di basket ormai. Ma chi ce l'ha, Cleofa? Però non mi piacciono tanto i grandi. Chi ce l'ha? Ma perché io volevo sapere quanto è alto Pier. E allora l'ho chiamato. Ah, Pier Antonio, sì, quanto sei alto, scusa? No, mi sa che non fate un grande affare comunque. Beh, ma se ti metti i tacchi che allora forse arrivi anche tu sull'1,80, 1,85. Dalla visita militare 1,76, per cui sei più alto di me, dalla visita militare io sono 1,74, quindi. Con i tacchi. Sei cresciuto? No. Con i tacchi però. Allora, Pier Antonio, intanto auguri ancora alla Sacinese Calcio, certo. 92 anni. Auguri alla presidente, li abbiamo fatti prima in diretta. È finito il primo tempo a Sacile? Sì, è finito il primo tempo, un primo
veramente molto molto vivace, è ricchissimo di occasioni da entrambe le parti. E anche con qualche recriminazione la Sacilese invoca almeno due calci di rigore non concessi, entrambi per falli e danni di Fracaro, e il Montebelluna può recriminare quantomeno perché lo stupore generale, il direttore di gara ha fischiato la fine del primo tempo con un'azione del Montebelluna in corso con il numero 7 Dalmaso che stava praticamente presentandosi a tu per tu col portiere, e l'arbitro, molto diciamo scrupoloso e rigido nel rispetto del regolamento, appena scaduto il tempo ha fischiato, interrompendo ovviamente l'azione ma suscitando, come si può immaginare, le proteste dei giocatori del Montebelluna per questa azione che poteva ovviamente avere un esito favorevole. Montebelluna che non è stato certo qui a guardare, sebbene le occasioni migliori siano capitate soprattutto sui piedi della Sacilese con Spagnoli, con Fracaro, con Paladin, con Craviari, veramente vicinissimi al vantaggio, ma non è stata a guardare, dicevo, si è presentata per due volte proprio molto, in maniera molto minacciosa dalle parti del portiere della Sacilese, che quest'oggi è Berto, non Bazzichetto, debutto del primo minuto per questo ragazzo del 91 che sostituisce appunto il titolare non al meglio. E in una delle due occasioni il numero 9 Ogunseye si è praticamente veramente divorato il vantaggio, perché si è presentato indisturbato a tu per tu dopo una corsa di 10-15 metri, essendo sfuggito la morsa di Baggio, incredibilmente, considerando appunto che Baggio è sicuramente uno dei migliori difensori della categoria, e però una volta presentatosi, ripeto, davanti al portiere, si è fatto ipnotizzare, togliere la palla dai piedi senza fallo. Per cui diciamo le emozioni non sono mancate, i gol sì, il risultato rimane sullo 0-0 e ovviamente ci sentiamo se ci sono novità nel secondo tempo, se non avete altre curiosità. Guarda che adesso non vorrei portarti gramma, ma ti avverto, sì, che c'è Alberto Comisso, che ogni volta che va a San Vito la San Vitese perde, quindi stai attento, mi raccomando, a Comisso. Va bene, io spero che, come sapete, Alberto è un amico e mi auguro insomma che io non voglio credere a queste scaramantiche. Ecco, stai attento che al 90, quando finirà la partita, non sia un ex amico. Va bene. Grazie, okay. Per Antonio. Grazie, vai, ciao. Gemma, dobbiamo chiamare Robby. Purtroppo. Perché qua Data Sport mi dà draw 1, Monfalcone 0. Bruttissimo risultato per gli amici bisiacchi, a cui vogliamo benissimo. Sì. Anche perché lei è metà bisiacca, metà anglofona. Sì, però il cuore è trentino. Sì. Un po' in confusione. Sono un po' una banderuola, sì, è vero. Allora. Comunque forza Juve. Beh, Elena è bisiacca. Bisiacca, tu sei proprio bisiacca. No, beh, vedi, lei si vede che lei è molto bella perché metà è friulana, parliamoci chiaro. Hai la metà friulana che salva. Esatto. È quella che manca. Allora, nella Serie D, allora ricapitoliamo, nella partita di oggi, Drof Ingantini Monfalcone 1-0, Mezzo Corona Belluna e Sacilese Montebelluna 0-0, Vittorio Falme Chitamai 1-0, mentre finiti i primi tempi della Serie A, riepilogo con la splendida Pamela Bonesso. Wow, questo è per farsi cosa succede? Piove fuori? No, 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 perché dopo con la Gemma, dopo la pubblicità facciamo un gioco. Cosa c'è, Gemma? Cosa c'è? No, appunto, innanzitutto posso lamentarmi con Cleo, perché, assolutamente, perché massacralo. Ho provato a giocare anch'io oggi. E ha messo che... doppio ha visto doppio ha messo doppio ha visto doppio ma ho ascoltato il suo suggerimento, è vero, detto... i tuoi pronostici io me li ero segnati, tu ci avevi detto Vittorio Veneto Tamai 1-2, ma no, e io vabbè, ma Ingantini Monfalcone 0-1, no, 0-1 e mezzo doppio, che non è mica finita la partita, ma 0-1 invece è andato il drop, infatti mi ha fatto sbagliare il secondo, perché il primo io ho messo 1-3 volevo dire, Giovanni, se permetti, i nostri telespettatori non possono vedere, ma se vedete oggi Gemma sembra uno che ha appena finito la Parigi-Roubaix, non so che è in corso, tra l'altro sembra che abbia appena fatto la foresta di Arenberg, che sono 2,5 km e mezzo di pavè puro, sono e ha fatto minimo, è appena arrivato a Roubaix, c'ha due occhi. Allora, voglio fare, scusa, una comunicazione di servizio, vengo qua direttamente da Vittorio. Voglio avvertire gli amici del bar Posta che dopo dobbiamo far ripigliare la Gemma all'aperitivo. Quindi Paolo, no, mi raccomando, prepara le vivande. No, le vivande no. No, le vivande no. Le bevande, perché bisogna ripigliare la Gemma. Io ti dico, diamo la linea al chiosco, va? Andiamo al chiosco? Robby, pronto Robby?
stiamo negando i dispiaceri. Anche immaginavo, non so perché, ma immaginavo. Quanto vorrei essere con te a negare i dispiaceri in questo momento. Mamma mia, che brutto primo tempo che abbiamo fatto. Raccontaci un po'. Niente, abbiamo giocato veramente male. Loro sembrano una squadra che ha più voglia. E noi invece sembra una squadra a fine campionato, veramente da chiedere. Sembra veramente una cosa incredibile. Abbiamo sbagliato due gol solo davanti al portiere, uno a Campora, uno a Carli su punizione di testa solo davanti alla porta, l'ha buttata fuori, e loro su una mezza azione con spizzata di testa di un loro attaccante, il numero 8 colpo è rimasto da solo davanti al nostro portiere e ha segnato. Devo dire, dopo il primo tempo sono un po' avvilito, sinceramente. È già successo, da quello che mi ricordo dalle tue radiocronache, che mister Zorati si fa sentire tra primo e secondo tempo, quindi teoricamente potrebbe succedere come altre volte, che tornano in campo leggermente più ringaluzziti, no? Sì, spero, perché sicuramente qualche termos di tè deve essere volato, sicuramente. Sì, sì, non da bere, ma sulla testa di qualcuno. Sì, esatto. Sì. Coio, no? Sì. Però, se non mettiamo qualcosa di più, sicuramente diventa difficile, sono impossibile recuperare questa partita. Certo. Io direi che ci sentiamo allora nel secondo tempo, al momento appunto sono le squadre di Serie D sono a riposo, e niente, in bocca al lupo per gli amici di Monfalcone. Grazie a voi. Grazie. A dopo. Ciao. Grazie, allora. Eravamo rimasti agli aggiornamenti della Serie A. Sì, quindi vai. Allora, Livorno-Chievo 2-3, Napoli-Lazio 1-1, Sampdoria-Inter 0-1, Torino-Genoa 0-0, Verona-Fiorentina 1-2. La cosa mi preoccupa perché mi hai detto splendor. Addio. Guardate questa, che malon che sei presa oggi. Adi, magnifici occhialoni da sole. Sai chi mi sembra? Adesso sai chi mi sembra? Roger de Vlaeminck. Omar, vai a farti un pavè, per favore. Ascolta, c'è il nostro Riccardo Riemme in collegamento. Riccardo Riemme al volo. Pronto? Eccoci. No, scusa, come Biscardi, c'è uno scoop qua, ragazzi. Cerca di spostarti, che abbiamo lo speaker dello stadio proprio sulla tua testa, non si capisce niente. Sto parlando. Ascoltate, che adesso non so se vi sentite. Ho i direttori sportivi qua, sia di Vittorio Veneto, Omar Rivali, che Renzo Aldi del Tamai. Sì. E al limite potrei passarveli magari per fare un commento della partita con tutte e due. Una battuta a testa al volo perché siamo strettissimi. Allora, per dovere di ospitalità, faccio parlare prima Renzo, adesso ve lo passo. Perfetto. Prego, buon pomeriggio. Sì, siamo un po' disturbati dall'altoparlante. Ecco, adesso ho smesso per adesso fortuna. Sì. Sì. Niente, 1-0 per il Vittorio, e penso tutto sommato, da quello che si è visto in campo, ha le idee più chiare, almeno per quanto riguarda i primi 45 minuti. Noi non siamo scesi in campo con la giusta concentrazione, quindi sbagliamo ogni passaggio, siamo molto lenti, e c'è questa parecchia incertezza proprio in quasi tutta la squadra. In questo momento qua non mi sentirei di salvare qualcuno in particolare. Spero nel secondo tempo che il mister possa dare una scossa nello spogliatoio e vedere un'altra partita, perché onestamente anche il contenuto tecnico non è granché. Giusto merito, il Vittorio sta vincendo 1-0. Ripasso Riccardo. Un attimo, che c'è Cleo Fabrao per lei per una battuta. Ecco, adesso ti passo Omar anche. No, aspetta Riccardo, torniamo dal DS della... Vabbè, andiamo avanti, prego. Niente, il primo tempo diciamo che forse siamo stati un po' più concreti noi, anche centrocampo a livello di recupero palle, no? Siamo stati un po' più pericolosi, siamo andati in vantaggio, Itamai sinceramente non è mai stato pericoloso nella nostra area, però sai, ci sono ancora 45 minuti da giocare, la posta in palio è molto alta e chiaramente la paura in campo si sente da tutte e due le squadre. Certo, perfetto, grazie Omar. Niente. Ci sentiamo magari a fine partita per un commento veloce se Riccardo lì in zona
vicino a te. Va bene. Grazie. Grazie, ciao, grazie mille. Allora, torniamo dai nostri amici della OSUF. Certo. Dateci l'appuntamento, però ufficiale. Ufficiale, belli carichi, se mandiamo anche, perché dopo so che dovete andare via voi, no? Alle 4. Allora, date, non so, prima uno, poi l'altra, all'unisono, come volete, a questa bella manifestazione del 31 maggio. Prego. Silvia. Tocca a te. Beh, ci sono le giocatrici di beach ball, i maschietti hanno anche un bel da vedere. E non so, ci sono anche ragazzi, quindi ecco. A me non interessa, a te interessano che le fai ragazzi, a parte la battuta. sarà una bella giornata di amicizia e sarà una giornata di condivisione. La grigliata, come dicevo prima, è il momento in cui ci si trova a tavola tutti insieme, quindi si ride, si scherza, si piange, si perde. Però senti di non essere solo e quindi è la giornata in cui le persone, secondo me, si trovano a essere parte di qualcosa di grande. Allora credo che sia un'esperienza che tutti quanti dovrebbero vivere. Certo. Per cui vi aspettiamo. Ecco, Giampiero, una domanda tecnica per me. Giampaolo. Non mi entra, scusami Giampaolo. Avete organizzato una tendopoli per dormire lì dopo la grigliata? E la bevuta ovviamente? No, le possibilità ci sono. Ecco, perché il Parco Rubia è un parco immenso che sta dietro proprio ai campi sportivi, è una roba immensa. L'ho preso apposta perché chi viene da lontano, certo, ragazzi non udenti che vengono appunto dalla Slovenia, Croazia e dalla parte del Veneto, quindi giustamente chi non ha la possibilità di andare in un albergo, c'è la possibilità di mettersi le due tende. Benissimo, quindi Cleo fa, tu hai una tenda a casa, no? Assolutamente. Ecco, perché dopo dormiamo in tenda con noi sia Elena che Eleonora, la sera stiamo tutti insieme appassionatamente. Se ci sta entra anche Omar, non so però se stiamo ma tutti. Ma noi andiamo magari lì vicino, una collinetta lì vicino, senza far pubblicità. Senza far pubblicità. Posso dire solamente in questo momento, quelle squadre che partecipano di calcio sono tre in questo momento. Quindi? Che sono l'Osuf ovviamente, la squadra Real, che sono di Udine, sempre amatori, e la squadra di amici e poliziotti penitenziari. Penitenziaria, no? Di carcere, no? Sono queste sono le tre squadre. In settimana mi danno appunto la conferma a Plaino e Ragogna, altre due squadre. La Pallavolo invece sono la Panzianese di Pallavolo e Rizzi di Udine. E tutte queste sono intanto le squadre che io immagino. Al momento. Quindi però ricordiamo che ci si può ancora iscrivere, formare certamente, una squadra. Certamente, e come ci si iscrive, Giampaolo? Allora, nel volantino, se vi fate vedere il volantino, c'è il numero di telefono. E dietro, ovviamente, nel volantino di dietro, con tutti i sponsor, c'è la possibilità di leggere il numero mio di telefono. Oppure, tramite il sito internet www.osuf.it, certo, là ci sono tutti i recapiti telefonici di tutto lo staff. Oppure sulla tua pagina Facebook, Giampaolo Muse. Pagina Facebook, Muse Giampaolo, oppure la pagina Facebook del gruppo Osuf, e lì trovi tutte le indicazioni per potermi contattare personalmente o me o tutto lo staff. Benissimo. Bene. Silvia, vuoi chiudere in bellezza? Non so. Io volevo dire una cosa. Ma perché? Parliamo parlare Silvia, sì, tu parli sempre. Fondo. No, mi è stata offerta questa possibilità di fare da madrina loro e sono molto orgogliosa, sì, anche se non hanno vinto il campionato, però sono stati bravissimi. Sì, ma della serie chi se ne frega. Sono delle persone veramente fantastiche, soprattutto Giampaolo è una persona veramente deliziosa e sono orgogliosa di essere la vostra madrina. Ormai siamo noi contenti di averti come madrina, ma soprattutto come amica. Grazie. Vuoi un consiglio da amico? Prossimo anno cambia madrina. Ma Giovanni! Sto scherzando naturalmente. Ringraziamo gli amici dell'Osu. Vuoi fare il madrino? Io faccio fare il madrino, mi metterò anch'io sexy in due pezzi. Vedrete il mio trattato. Leggermente distrutto. Il costume intero. Più
elegante. No, il trichini, sai che adesso c'è il trichini. Il trichini ce l'ho anch'io. Io invece vengo a fare il tricheco. A me, a Omar, potremmo fare il nuovo calendario. No, Omar ha detto il tricheco. Io vengo a fare il tricheco. A Omar faremo le foto col tricheco. Che carino. Che tenerezza. Possiamo fare una pausa pubblicitaria? Sì, serve. Sì, liberiamo i nostri ospiti che hanno altri impegni. Grazie allora agli amici dell'Osuf, a Gianpaolo e a Silvia. E appuntamento al 31 maggio. Grazie. A Pradamano. A partire dalle ore 8 e si va avanti mattino, tutta la bellissimo, giornata. Tutta la, e poi anche la notte si porta le tende, grigliatona. Sport, amicizia. Poi si sa che quando c'è amicizia c'è qualcos'altro. Vabbè, Giovanni, e avanti, questo è bello dell'amicizia, no? Perché insomma, anche bello è quello. Ancora un applauso agli amici dell'Osimo, naturalmente. Grazie. Ci vediamo a Pradamano, grazie di essere venuti. E c'è la pubblicità, naturalmente in ritardo. Oggi va tutto così perché siamo così, meno 3. Meno 3. 4. 4 minuti, ma meno 3. Sempre meno 3. Andiamo i numeri. Sì. L'autoscuola Cordenonese ha due obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no? Anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis, la nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutlet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza a casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inoutlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inoutlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Pordenone, Ponte Meduna, aperto 24 ore. Una pausa, uno snack, l'aperitivo, una grande sala slot con i giochi all'avanguardia e tutti i servizi. Pascià a Zano Decimo, in piazza, uno splendido Pascià per vivere momenti di allegria. Le serate sempre movimentate, una sala slot ed una grande sala freccette. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. E a Pasqua con chi vuoi, perché a cucinare ci pensiamo noi. Noi de Al Buon Gustaio, il menù di Pasqua, il pranzo completo di carne o di pesce. Così potrai passare una giornata spensierata senza l'assillo della cucina. Al Buon Gustaio, gli antipasti, i primi, i secondi, di carne o di pesce. 0434 56 00 89. Nuova apertura a San Stino di Livenza, in via Trieste. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano. La cerimonia,
lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Veneto in poltrona. Giovanni, c'è bisogno di te. Cosa fai dietro la telecamera, Giovanni? Voglio vedere cosa... Sei nel posto sbagliato! Voglio vedere anche cosa succede dietro la telecamera. Non mi sono mai messo da un mio amico Vittorio dietro la telecamera. Aspetta che faccio quello che non si fa in diretta. Cosa fa? Passi davanti, esatto. Col bicchiere in mano. Mamma mia, che disastro. Perché allora, vuoi parlare di Codroipo? No, intanto rilanciamo il gioco, perché ho deciso... 3 su 3. La redazione, ovvero io, ha deciso che... All'unanimità ha deciso. All'unanimità. Ha deciso che portiamo il gioco fino alle 16:30. Quindi dopo il 15esimo... Allora, vediamo il gioco, eccoci del qui. Secondo tempo. Bisogna indovinare Drof, Incantieri, Monfalcone, che per il momento è solo 1-0, e Vittorio Falmec sull'1-0, sì, e Vittorio Falmec Tamai, che è anche 1-0. Vediamo se Datasport mi dà notizie diverse. No, tutto 1-0. No, anche perché ci abbiamo in diretta questi tre risultati in questo Bordello momento. Bordello di Tristina è già giocata 2-1 in palio, un climatizzatore, ecco, con pompa di calore. È importantissima. In questo momento vince qualcuno? In questo momento è in gioco nessuno, mi sembra. Sì. Vediamo. Giocate. Che Giovanni si sente buono e lascia ancora un po' di tempo. Sì. E poi c'è l'1x2, il nostro gioco preferito. Quello che dove si vince il vino, ovviamente. Si vince il vinello. 3 bottiglie di Chardonnay, 3 bottiglie di Montepulciano in palio grazie agli amici e le amiche del Pascià Group. Indovinare il segno di Sampdoria Inter e Verona Fiorentina. Il segno della schedina, quindi 1x oppure 2. C'è Gemma con me. C'è? Che succede? Si indovina perché mi sembra che abbia un bicchiere in mano invece il microfono. Prego. Oggi Gemma con bicchiere in mano. No, vorrei solamente dire che è arrivato un messaggio giusto per me, direi oggi. Pamela deve pagare da bere, che giovedì compie gli anni. Ah! Una bottiglia di Baileys per me, grazie. Peccato che domenica non siamo in onda perché c'è Pasqua, sennò a Pasqua le facciamo una la festa. Una boccia di Baileys per la Gemma. Ma giovedì sei? Giovedì cosa? Non sei al barocco. Cioè dobbiamo vederci anche giovedì adesso. Giovedì sera sono al barocco io, sì. A te ti tocca. Mi tocca, anche Vittorio. Vittorio. Allora, io volevo chiedere a Sara come mai è passata oggi per Codroipo. No, io non sono passata per Codroipo. Se puoi inquadrarmi la Sara, per cortesia. Non sono passata per Codroipo. Ma mi sembra di sì. Ma Giovanni, cos'è sta novità? Aiuto! Perché a Codroipo c'è il circo in questo momento. Guardate i pantaloni. Come? Ce l'ha col pantalone. Non ho capito. Ce l'ha col mio pantalone. Non solo a Codroipo c'è il circo, l'abbiamo anche qua, ecco i pantaloni di Sara appena presi al... Che pagliaccio cos'è? Sei un cretino. E comunque sono pandanati con la tua giacchina. No, ma io non ho i pois, ma io ho i quadrotti. Ecco. I qua comunque. Mamma mia. I pois. E non avete visto la borsetta? A poi ho una borsetta parlare, no, speciale. Beh, mi ascolti quando parlo. No, basta, io so ascoltarti. Dico, ho una borsetta speciale oggi. Ve la siete persa. Aspetta, adesso la andiamo a prendere. No, giusto per farvi capire, la conduttrice di questa trasmissione dopo 33 puntate come ridotta. Questa. Cazzo di rigore. Un altro calcio di rigore per il Napoli. Questa, ecco, questa è la borsa di una donna di 33 anni, guardate se è possibile. Allora, questa borsa, per la cronaca, va a sposarsi con il calendario che dobbiamo fare io e Giovanni, perché io e Giovanni andiamo col tricheco. Mentre io lei viene con questi due. Beh, possiamo mettervi la borsa della conduttrice? No, io la metterei invece qua. Sposata a Calivorno. Siccome la vergogna deve arrivare fino alle 17:15. Ma è perché mi pagate poco, non posso comprarmi la Virgo. Rigore per il Chievo. Gol, sì. Cambiamo argomento. Due rigori in atto. Ecco. I rigori dell'inverno, vediamo che succede. Era rigore Cleofa? C'era o non c'era? Ma questo ma. Proprio ma. Sembra la risposta. Sentiamo Elena che è espertissima, era rigore Oliveira. No. Per te no? No. Omar, no. Cosa dici? Almeno quello del Napoli non c'era rigore. Ecco. No, per me no. Eleonora, era rigore?
Benissimo. Stavo guardando il replay. Sì, mi sa che due rigori. Qualcos'altro? Sì, Livorno. A Livorno è la sacca del rigore, adesso è per il Chievo però. È perché vogliono imitare Gemma e vedono doppio per quello. Allora, Napoli segna. Napoli segna, Vittorio. Quindi Napoli 2, Lazio 1, mentre abbiamo Paloschi che rischia di fare la tripletta oggi. Rischia? No, la doppietta, perché la doppietta. Una lui e una per un, Teo. 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 No, ma ha già fatto due gol Paloschi. Ah, già, allora non era Teo. Allora tripletta. Vediamo 4-2 in caso. Oh, esatto, sì, 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 esatto. Quindi Livorno è dura adesso, no? Perché è c'è la duretta. Siamo al decimo minuto del secondo tempo. È stato di due gol. Bene, allora riassumiamo in questo ambaradan, riassumiamo la Serie sì, A per cortesia. Spostare la mia borsetta. No, sta benissimo lì, guarda, è fantastico. Da un tocco di colore in più, dai. Esatto. Sì, anche perché così ricordiamo l'amico Zamparini che è con 13 punti di vantaggio al suo Palermo in testa in Serie B. Rosa, nero del pinguino, va, bianco non c'entra molto, ma vabbè. Un bianco-nero. Spero di non avere cose imbarazzanti in quella borsetta che potrebbe cadere e rovesciare tutto il suo cuore. Potremmo, Omar, a nostra discrezione, visto che io e te conduciamo, potremmo anche svuotare la borsetta. Essendo nuova, è ancora quasi vuota, perché le mie borsette si riempiono col tempo. Essendo ma potremmo nuova, fare un gioco, indovina cosa c'è nella borsa di Sara. Assolutamente, allora lanciamo questo. Prima, allora, prima la Serie A e poi facciamo un sondaggione su Sara, ma abbiamo sarete mai fatto. Sarete delusi. Prego. Allora, Livorno Chievo 2-4, Napoli Lazio 2-1, Sampdoria Inter 0-1, Torino Genoa 0-0 e Verona Fiorentina 1-2. Allora, parliamo della borsa della Sara e poi no, parliamo anche di calcio. Ma è quasi vuota davvero. Allora, davvero. Che cosa c'è nella borsa di Sara Cecchet Woodcock? Ho detto anche il cognome perché è talmente una donna complicata, no? Già una che ha un doppio cognome, di cui uno bisiacco, uno inglese, difficile, diciamo, che cosa tiene all'interno di questa borsa oscena? Quasi niente, ecco. Non è oscena. È oscena. Assolutamente oscena. Se volete chiamarci anche in diretta e insultarla via telefono, le linee sono chiaro, le linee sono aperte. Vabbè. Cara. Allora ricordo che chi azzecca cosa c'è all'interno della borsetta si porterà a casa il manuale di calcio firmato da Eleonora Mazzarri. Esatto. Ah. Sul fuorigioco e come fare la diagonale col movimento senza palla. Pensavo l'Atlante Geografico. Tra l'altro Arrigo Sacchi, vi posso garantire, ha già prenotato il primo volume. Con la prefazione allora, oggi di Arrigo Sacchi. Fino al fuorigioco ci arriviamo. Il manuale di Eleonora. Sì. Qui abbiamo Playout, Playoff for Dummies di Cleofa. Sì. E facciamo anche una roba di geografia che curerà lei. Sì. Allora, parliamo ogni tanto anche di calcio, facciamo un passo indietro, andiamo a ieri pomeriggio allo stadio Bottecchia, dove si è svolto questo derby molto importante, infatti c'erano più di 150 amici di Trieste venuti a vedere la partita, sì. nella tribuna loro dedicata di fronte alla tribuna storica del Bottecchia. Posso dire una cosa, Cleofa? Veramente un brutto stadio Bottecchia, eh? Era da anni che non ci tornavo, ieri ho avuto l'occasione di andarci, presentarsi in Lega Pro con uno stadio simile, forse è meglio andare a giocare a Fontana Fredda. No, il terreno di gioco era bello. No, il terreno, ma dico... È curato, cioè, secondo me è stato lasciato lì, perché nel tempo si pensava di fare uno stadio nuovo. Uh-huh. Dopodiché dalla C2 c'è stato il fallimento, sono andati in promozioni, è stato tutto abbandonato e quindi nel tempo non si è più pensato. Adesso con il patto di stabilità, spendi review e quanto di più fare uno stadio, penso... Che sia una cosa impossibile, almeno per a questi livelli qua, certo. Sì. Dunque, parliamo per un istante della partita. Dicevamo prima, no, Cleofa, anche se il risultato è stato di 2-1 e quindi una persona che non ha visto la partita può immaginarsi una partita in bilico, in realtà in bilico non lo è stata quasi mai. No, però si sa bene che fino a che il risultato 2-0 è stato fatto al 90esimo. 91esimo. 90, con Zubin che è entrato dopo paio di giornate che era stato infortunato. L'1-0 è sempre un risultato in bilico che può preoccupare, perché magari la squadra avversaria fa solo il classico tiro in porta e dopo magari ti rovina la giornata e anche un campionato. Ecco, lì è mancato la bravura di chiudere la partita prima e l'hanno tenuta, diciamo, in bilico per risultato, per la fatica, diciamo, no, perché il portiere Pordenone non ha mai subito una situazione pericolosa. Ecco, paradossalmente diciamo che tra il 75esimo e l'80esimo la Triestina è rimasta in 9, no? Sì. Ecco, paradossalmente la Triestina ha giocato meglio dall'80esimo in poi che non prima che nell'11, sì. Vero o no? Sì.
Cioè, hanno rischiato qualcosa in più, insomma. Sì, questo sì. Però in attacco le uniche due azioni pericolose da Triestina sono state fatte in 9 uomini. Sì, non ho visto una Triestina così affamata di risultati. No, per niente. Forse perché è stato premiato Sessolo come all'inizio partita, come lunga sì, carriera sì, al Pordenone, no? Ovviamente è una battuta questa, no? Sessolo l'ho visto così così, insomma. Confusionario, diciamo. Diciamo verso la fine. Confusionario. Ecco, Godias è ancora un gran giocatore, ma palla da fermo. Movimento, cioè hanno tanto lavoro anche a Trieste da fare se vogliono competere a un campionato di Serie B, sì, cioè in Serie D. E d'altronde per Godias vanno sui carnevali, come si dice. 39 quest'anno. Sì, poi si parlava sicuro, dirigenza, fatto tutto. Io ho sempre detto, stiamo attenti che finché le carte non sono scritte, sì, i dubbi, siccome li abbiamo vissuti per tanti anni. Eccolo qua, è un gol, l'Inter segna. Sarà sì, doppio. Samuel. Ecco, adesso mi arriva il messaggio di mio figlio che, sì, che interista, per sfortuna, ai, 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 ognuna le proprie. Il frutto era trovato lontano dall'albero. Chi ha un interista in casa? Mi ha mandato già il messaggio prima, sai che sono qua. Sì, infatti ci ha scritto anche il figlio di Cleofa, che volevo salutarlo. Sì, grazie. Ecco. C'è scritto. Sì, ma non sappiamo come si chiama. Dennis. Ecco, ciao Dennis. Beh, il nome di Dennis Godias. Grande. Ma lui è anche la bravo perché lavora, è un tecnico luci per concerti di un certo livello. Sì. Bene, bene. E anche la Fiorentina ne fa 3. Pamela, allora riassumiamo la Serie A. Allora, Livorno-Chievo 2-4, Napoli-Lazio 2-1, Sampdoria-Inter 0-2, Torino-Genoa 0-0, Verona-Fiorentina 1-3. Facile, facile. Borgo Valerio? Sì. Sì. Oramai riconosco. Grande giocatore. Sì, sì, grandissimo. Ecco. Che la Spagna non lo convoca in nazionale. Incredibile. Ma ne ha tanti là. Perché la Spagna... Infatti lui dovrebbe fare lo Riundo, no? Perché un giocatore così in qualsiasi nazionale europea, infatti, penso, no? Preso, ma d'altronde nella Spagna lui ha 2 giocatori mica da ridere. Iniesta, cioè, Iniesta, sì. Buongiorno. Sì. 2. Tanti, sì, no, ma anche dietro, ma dico i 2 titolari in questo momento sono. E rischia anche di non giocare Llorente, quindi pensate esatto. Sembra che non lo convochino, cioè è uscito adesso perché sta segnando tanto alla Juve, ma sembra che non fosse al momento tra i convocati della Spagna, cosa che Prandelli non ha questi grandi fastidi, ecco. Solo in attacco all'imbarazzo della scelta. Parlando, no, di giocatori, mi è venuto in mente, che ti dicevo già ieri allo stadio, la storia mia della San Vitesse con... Scuffette. No, ma questo ne parliamo, vogliamo fare ancora un punto sulla D, no? Sì, allora, il Marano, vabbè, un 4-0 non si discute, chiaramente, ha giocato anche con l'ultima, anche se aveva tenuto botta fino a fine partita sul 2-0, il 3-4... Il 2-0 l'hanno fatto al nono del secondo tempo. Sì, e poi però il 3-4 stati alla fine. Sì. Allora, andiamo a vedere quelle che sono le partite che aspettano appunto le due... Pordenone. Le due Fersina, in teste, giovedì, esatto. Tanto e mentre, sì, esatto, come diceva Fersina, Pergenese e Pordenone, quindi una trasferta tra virgolette sulla carta molto facile. E invece il Marano va a San Vito con la San Vitese giovedì. Io invito tutti gli amici che stanno guardando alle ore 15 a Prodolone, la storia di San Vito, a vedere questa San Vitese Marano, se avete la possibilità, se il lavoro vi dà la... L'Inter ha fatto il terzo gol, incredibile, sempre con Evan Damara. Ecco, 2. Poveri amici della Samp. Cardi 2. È ispirato oggi. Oggi non si sentono gli amici della Samp. Avvilitissimi gli amici della Samp, mi sa. D'altra parte ricordiamo che da pochi istanti dopo l'inizio la Samp sta giocando in 10, quindi non è facile anche a livello atletico. E ricordiamo che sono 1-0, poi tanto ha fallito anche un calcio di rigore, è stato molto bravo Andanovic a parare a Bandamara. E anche su Maxi Lopez, sempre successivamente, ha fatto un grande intervento, sempre il grande Samir, di cui dopo ci parlerà approfonditamente Elena Mauro. E se non dubito, Icardi ex della Sampdoria. Icardi ex della Sampdoria, esatto. Ecco, allora dicevamo, no? Dunque, questa. Giovedì, com'è? La partita poi dell'ex. Permetti, Giovanni, che in questo periodo i cardi vanno molto bene, vabbè. Vabbè. Dunque, allora diciamo che questa classifica già giovedì sera alle 15:45, alle 17, potrebbe leggermente trasformarsi. Perché la San Vitese è veramente l'ultima spiaggia. No, adesso io ho fatto mi hanno fatto un articolo venerdì nel giornale dicendo che deve pensare solo ai play-out, perché purtroppo guardando le ultime giornate che aspettavano, poi la storia della San Vitese dice play-out, sì, strano. Però adesso devono guardarsi anche
se il draw vince con Monfalcone, va a due punti, deve stare attento. Sì. Adesso rischia la retrocessione diretta, sapendo che col draw ha anche i scontri diretti, sì, a sfavore. A sfavore. Quindi e lì per la retrocessione contano gli scontri diretti, non come la promozione, esatto, che invece ci sarebbe lo spareggio. Sì, ecco. E quindi che io non credevo il draw, io ho visto il draw San Vito, poco più di una squadra di eccellenza, sì, quindi restano ancora anche per Monfalcone che perde, spero che cambi il risultato. Ecco, poi prenderebbe dentro anche questa. Ecco, fatta giovedì 17 ore 15, è incredibile questo calendario come è stato pensato, ovviamente senza sapere come finiva. La Salvitese va a Pordenone domenica 27, sì, contro il Pordenone, mentre il Marano gioca in casa col Montebelluna. Montebelluna che, contrariamente alla Salvitese, non ha oramai più niente da chiedere al campionato. Sì, però abbiamo visto risultati strani, quindi non ci sono più regali come qualche, sì, qualche anno probabilmente c'era qualcuno che sponsorizzava, certo, sì, i cosiddetti regalini, sì. Sì, sì, per le squadre già tranquille. Esatto, sì. Sì. Probabilmente anche i controlli, giustamente, a livello di Covid, cioè, di stare attenti a non far qualcosa di strano, sono gare che ancora nessuno prevede, quindi nessuno regala. Cioè, tanto per dire, l'Est ha rischiato a battere il Marano, dopo ne ha prese 5 a rito. Esatto, sì. Dopo perché anche l'ultima partita sarà importante. L'ultima Pordenone partita, andrà a Est. Esatto, l'ultima partita vede appunto il Pordenone che va a giocare con l'Est. Il Marano va a Monfalcone. Il Marano, come dicevamo prima con l'amico Roby Visentin, va a Monfalcone. Noi speriamo di finire qua in bellezza. In bellezza e poi prendere da quando. Un mese fa ho detto che prevedevo di più il Marano. Oggi dici? No, l'ho detto già due settimane fa, esatto, a Pordenone, che prevedevo un spareggio. E mi sa tanto che ci sia. Nel frattempo, il Verona rimane in 10. Omar, che hai capito? Fallo da ultimo uomo da parte, vediamo chi è il giocatore, il difensore del Verona, azione in contropiede della Fiorentina e praticamente Donadella ha steso, se non sbaglio, vediamo chi era l'avanti, forse Lijalic. Quadrado. Quadrado, sempre lui, ecco, vedete in ritardo netto. Donadella, ex Fiorentina, e via. Netto, quindi, nettamente piove sulle gambe di Quadrado, fallo da ultimo uomo, uomo lanciato a rete. Non poteva fare niente, no? Sembra un giocatore, ecco, professionista. Non è che non poteva fare niente, aveva tutto il tempo, se sei in ritardo, sei al 23esimo del secondo tempo, non è detto che andava in gol, cioè potevi ma non anche è questo evitare. Io ho fatto direttore sportivo, cioè, a me mi fa incazzare i miei giocatori quando prendono espulsione a 10 minuti alla fine, sì, perdi 3-1, sì, e perdi anche uno, mi fanno incazzare, sì, io li tiro via, quello è il concetto, e io li taglio, perché sono fatto la mia maniera, anche perché taglio. Questo rischia sicuramente, salta la prossima, sì, domenica, no? Cioè, non è che sei all'ultimo minuto e sei sotto di un gol e cerchi di evitare, sì. Poco intelligente. Beh, ieri abbiamo visto, vediamo se concorda con me, a parte i due falli assolutamente inutili e stupidi, il rosso diretto a centrocampo e la seconda ammonizione sempre a centrocampo, con addirittura i giocatori di schiena del Pordenone rivolti alla porta, cosa vai a far fallo, no? Sì. Della serie, sì. Ma nel primo tempo, se ti ricordi, anche un paio di interventi di Migliorini assolutamente, sì, stupidi, Migliorini difensore del Pordenone a centrocampo con la squadra, sì, schierata eccetera nel primo tempo. Ma qua la scusante che è un giovane, mettiamola così. Ma non giochi in terza categoria, sei sempre Serie D, voglio lo dire, so, sì, lo ecco. No, il con gli amatori, no. Il ragionamento non fa una piega. Cleo fa, permetti, prima abbiamo detto guardano troppo i cartoni animati, no? Nel senso che la gente ormai va sul campo e crede di essere il campione di turno, si immedesima e dice tanto l'arbitro non mi guarda e fanno falli stupidi quando invece non devi farli. Ma poi tu appunto che hai l'esperienza da dirigente sportivo di svariati anni, ma non dovrebbe essere anche durante la settimana l'allenatore o lo staff tecnico, a seconda appunto di quanto grossa la società, dentro, che insegnano a questi giocatori, lasciamo perdere quelli più adulti, ma soprattutto ai giovani, i falli a centrocampo, a meno che non sei uno contro uno e questo ti parte in contropiede, ma a squadra schierata non devi toccarli, accompagna il giocatore. Sì, ma una volta si faceva. Ma allora, mi sembra che non lo facciano più. Allora, perché dopo uno direbbe, è lo stress, la tensione. Ma da che giocano a calcio, non sono mica miniera, questi ragazzi. È cervello, sì. Purtroppo. E lo devo dire, cioè, non è bello, però a livello di preparazione che è culturale nel calcio, nelle dirigenze, sì, e quant'altro, non è altissimo. Sì.
mi tocca, cioè tu dici che chi ha un po' di cultura, cioè, non no, guarda dovrebbe, il calcio no, all'interno, no, all'interno dei gruppi dovrebbe essere anche gente che prepara i ragazzi, invece si prepara solo a vincere, sì, solo a pensare manza bevi, cioè bisognerebbe ragionare anche a livello di testa, di cultura. La cultura è molto importante, infatti si vede il paese, non è che vada molto bene, sì, sì. Mancanze. E dopo quando vedete voi arrivare in campo una squadra di allievi che saranno i ragazzi entro due anni, sì, sì, le prime squadre, arrivano coi genitori, sì, sentite quello... quei discorsi tra, sì, papà, sì, e, sì, mamma, poi le, adesso le mamme sono diventate quasi professionisti. Io ho sempre avuto un bel dibattito. Signora, se deve parlare con calcio con me, fa sapere, non parlo. Beh, ma questo è... Allora, nel frattempo chiedo a Gemma se riusciamo a collegarci con i tre cambi, visto che è passato un quarto d'ora più o meno dal... Rigore dai... per il Verona, intanto. Rigore per il Verona, no? È ammonizione di Aquilani, mi sembra. No, di Pizzarro. Pizzarro. Ecco, mentre aspettiamo... allora, ieri sentivo in tribuna, a Pordenone, sentivo parlare di questa Serie D del prossimo anno che, essendo composta addirittura 9 retrocessioni dalla Lega Pro 2, che il prossimo anno sparisce, diventerebbe una Lega, la D del prossimo anno, particolarmente difficile, proprio perché scendono delle squadre, ovviamente, che erano state costruite per giocare una categoria superiore. Allora, stamattina, nel mio vari peregrinare nei vari siti internet, visto le battute che sono state fatte in tribuna ieri a Pordenone, ho voluto scaricarmi la classifica attuale della Lega Pro 2. Mancano 5 partite o 4 alla fine del campionato. Bene, ne retrocedono 9. Allora, l'unica che potrebbe rientrare nel girone di Serie D è il Porto Tolle, che già l'anno scorso nella Serie D ha portato via la promozione proprio a Pordenone l'anno scorso. Porto Tolle, mi sembra, no? Sì. In Serie D, per andare in Lega Pro. Gol! Ecco, quindi adesso Verona 2, Luca Toni non si ferma a segnare. Gemma. Sì, abbiamo Alberto Commisso per sentire come va la situazione. Alberto Commisso, il tuo stellone funziona o no a Sacile? Come va? Sono in boh, guarda, hanno appena espulso il mister Zironelli per protesta. È un cavolato. Sì. Zironelli, cosa è successo? Perché è un pezzo di pane quell'uomo. È un pezzo di pane, ma si vede, capito, che questo arbitro gli era combinato tutti i colori, gli sta combinando tutti i colori, infatti lo ha allontanato, infatti lui in maniera veramente, insomma, anche polemica, è molto zitto, insomma, è uscito e ha mandato un po' tutti a quel paese. Anche sì, perché tipo è una Facilese che sta dominando in lungo e in largo. Sì. Ma purtroppo non riesce a trovare il gol, e quello naturalmente sta facendo anche imbestialire sullo stesso Zironelli, che pensava ormai, insomma, di avere i tre punti di tasca. Invece questo Montebelluna, insomma, grazie al suo portiere, veramente, insomma, si sta, insomma, in tutte le occasioni. Hanno avuto... Ecco. Scusa Alberto, pareggio a Napoli. Ah no, terzo gol, scusami. Terzo gol, Higuain. 3-1 per il Napoli. Troppa roba questo forza giocatore. Forza Vittorio. Forza Vittorio, così. Grande Vitto. Uno di noi. Allora, Napoli 3, Lazio 1. Prego Alberto a chiudere. Allora, il Napoli sta vincendo appunto 3-1, mentre la Facilese qua, come ti dicevo prima, sta pareggiando 0-0 con questo Montebelluna, che sta stringendo i denti, non so... ancora quanto, insomma, la squadra avversaria, insomma, riuscirà a mantenere il pareggio, perché veramente questa Facilese sta attaccando in tutti i fronti e sta impegnando, insomma, il portiere del Montebelluna. Ogni azione qui veramente è un sussurro, e il pubblico che si alza, veramente, come stavo dicendo, è la sagra delle occasioni sbagliate. E questo, come ci ha raccontato prima, insomma, Giovanni, deve aver fatto arrabbiare, e uso un eufemismo perché chiaramente siamo in diretta e non è bello usare terminologie inappropriate, ha fatto arrabbiare non poco, insomma, Zironelli, che anche per alcune decisioni arbitrali si sono un po' beccati lui e l'arbitro. E questo ha comportato, insomma, l'espulsione, quindi adesso in panchina, insomma, c'è l'allenatore, insomma, di seconda. Vediamo questa Facilese se riuscirà a trovare veramente il gol e a trovare soprattutto questi tre punti che di fatto a questo punto, insomma, quasi chiuderebbero, insomma, il campionato e quasi la pratica anche a livello di playoff, perché come sappiamo, se la differenza tra una squadra e l'altra, cioè la Facilese del Belluno, è appunto inferiore, insomma, ai 10 punti, entrambe le squadre, insomma, si vedrebbero costrette a disputare la semifinale, appunto per gli off del girone C, e invece se il vantaggio chiaramente è superiore a questo punto, non so il Belluno cosa stia facendo, perché non ho appunto... Belluno vince! Sta vincendo! Ecco, mezzo corona, 0 Belluno 1.
Ecco, vedi, è un discorso, perché adesso fra i due, all'inizio della partita c'erano 9 punti di differenza, quindi adesso insomma il... 10 all'inizio della partita, adesso diventano ovviamente 8. 10, bravissimo, ecco, e quindi come vi stavo insomma raccontando la situazione insomma sarà diversa e dovrà, e la Facilese in caso di pareggio, speriamo insomma in caso ecco, di vittoria, perché io me lo auguro, perché sono dalla parte dei veramente dei tifosi altoventini che stanno qua incitando la squadra insomma veramente come possono e la stanno insomma sostenendo, si correrebbe il rischio in questa semifinale playoff, e invece naturalmente in caso di vittoria da parte della Facilese la finale appunto sarebbe insomma diretta, la finale playoff ricordiamo, o con Marano o con Pordenone. Certo. Io spero appunto il Marano. Beh, lo speriamo insomma, tutti i Friuli Venezia Giulia, credo questo. Magari no, non ce ne vogliono gli amici che ci guardano dal Veneto, però trasmettiamo da Udine. Va bene, grazie Alberto, naturalmente la linea è aperta per te, speriamo che mancano tu ci chiami. 10 minuti insomma Giovanni circa sì. Alla fine della partita, vediamo se ci saranno episodi da raccontare, sarò sicuramente il primo ad avvisarti. Certo. A dopo. Perfetto, grazie. Un salutone. Grazie. Ciao. Dunque, torniamo al discorso che facevamo con Cleofa, no, c'è un collegamento. No, no, non c'è un collegamento, pensavo andassimo in pubblicità e volevo leggere un messaggio. No, no. Prego, quindi... leggi un messaggio, andiamo no, un po' più tardi. Volevo salutare Edo di Bruniera che ci fa tanti tanti, un carico di complimenti per la trasmissione. Grazie. E poi è arrivato un altro messaggio che dice, dal campo del Mollassana tutta la tribuna fa la ola per Sara, ma non fa rima. Dovrebbe essere Mollassara, non Mollassana. Infatti. O se no per Sana. Ma dov'è sto campo? Non so, se lo sai tu. Devo saperlo io. Devo saperlo io. Ciao capito. Comunque, grazie. Ciao, campo del Mollassana. Hai altri messaggi, Gemma? No. Allora, chiudiamo il discorso con Cleofa sulla probabile, possibile futura Serie D. A parte il discorso che abbiamo sentito ovviamente anche dalla Sacilese, problemi economici per tenere queste squadre comunque in Serie D che non sono proprio dilettantistiche, sono a livello professionistico. Però appunto, come dicevo, per riprendere il discorso di prima, ieri sentivo i discorsi appunto in tribuna, prossimo anno scendono dalla Coppa gli squadroni, eccetera. Allora, nel girone C del prossimo anno, l'unica squadra che può scendere, che tra virgolette potrebbe essere forte, è Delta Porto Tolle. Che è con Verona. Ma le squadre di Verona mi sembra che le mettano nel girone della Lombardia. Dipende però dipende, dipende quante squadre ecco. Sono le distanze, perché... due anni fa quando sono andati su se l'aveva noi esatto, quindi ecco ci sarebbero queste due squadre qua, quindi rispetto a quest'anno ci sarebbero due squadroni che possiamo che poi bisogna vedere se saranno squadroni, ma sarebbero due squadroni tipo Pordenone e Marano, quindi cambierebbe mica nulla, salirebbe un Fontana Fredda che bisogna vedere se sale primo, secondo se riescono a organizzare una società in grado di categoria di fare la D, no? Io ritengo che farebbe un grosso favore alle squadre della Serie D che salisse il Fontana Fredda e non Crasso le Peng. Nel frattempo segna Paulinho, mi sembra. Ha parato. No, perché mentre a Cras ci sono, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti di soldi, Fontana Fredda non sono economicamente no, a livello del Cras. No, anzi, hanno fatto una fusione quest'anno. Esatto. Cioè, si chiama il paese comunale. Tra Vigonovo, Ranzano e... Infatti si chiama comunale Fontana Fredda ecco, quest'anno. Col presidente che era il presidente del Vigonovo-Ranzano. E quindi hanno fatto una fusione, non ovviamente per garantire quanto di denaro, ma quanto di risorse umane. Certo. Quindi di ragazzi, sì, hanno messo tutte le forze in campo di quello che possono avere adesso. Che poi Leonora Bazzari sa benissimo che il comunale Fontana Fredda fa parte di Udinese Academy. Tu lo sai benissimo questo, no? Ecco, siamo connessi, Eleonora. No, siamo connessi, ma siamo tu mi stai parlando di un'altra stagione, cioè di questa stagione sportiva. Sì, di questa. Attuale, una società affiliata. Sì, esatto. Siccome se vogliamo i termini anche, giusti, ci sono anche affiliata al progetto. Sì, ci sono anche gli stage a Fontana Fredda dell'Udinese Academy. La Cremonese e il Fontana Fredda in Friuli. Che in settimana è andato a Scufè a... Esatto. A inaugurare il nuovo, come si chiama, il nuovo torneo del settore giovanile, esatto. Visto che lo scorso nuovo era stato sempre lui anche l'anno scorso. Ecco, l'anno scorso è stato come giocatore. Esatto, sì. Secondo gol del Belluno. Ah, quindi qua si chiude mezzo Corona 0 Belluno 2 e anche l'Inter. Palacio. Quindi stasera a casa Mazzari si fa festa, si fanno i trenini, eccetera eccetera. Si beve Baileys. Ci si dà giù di Baileys. Comunque anche sta vecchio, ho sottolineato sta cosa del discorso delle fusioni, no? Cioè ormai il calcio dilettante dovrebbe tornare proprio come una volta, nel senso che sei dilettante devi tornare ai vecchi tempi. Comunque, morale della fiaba, tutto ciò che ho sentito in tribuna ieri era un sacco di
falsità, no? Perché, ripeto, a parte che chi è messo male, riprendo la classifica di Lega Pro, chi è messo male è il Verona Vecom, perché ha 39 punti andrebbe giù di retta, invece il Delta Porto Tolle ha 42 e ha 3 punti all'interno del playout e ha 3 punti da 45. Potrebbe rientrare il Real Vicenza perché ha 48 punti, rigore ha 3 punti dai playout. Piove sul bagnato ancora a Verona, un altro rigore per la Fiorentina. E quindi dico, non è proprio, perché comunque ci saranno due squadre fortissime, ripeto, che saranno probabilmente chi scende dalla Lega Pro, ma bisogna vedere se mantengono le squadre che scendono dalla Lega Pro l'organico, no? Sicuramente, comunque, sì, dopo bisogna vedere fallimenti poi, e quant'altro. Poi, domanda che faccio, no? Marano e o Pordenone? Perché tanto una delle due non va su, no? Sì. A meno che discorsi strani che abbiamo fatto io e te all'inizio puntata, che non torniamo a fare, lasciamo okay, nel mistero, sì. No? Bene. La domanda è, se non vengono promosse, rimangono tali e quali come quest'anno o tipo Delle Rive ridimensiona piuttosto che se ne va da un'altra parte? No, Delle Rive secondo me ha costruito nell'arco qua di 3 anni la società e ci tiene tanto. Gol della Fiorentina. E 4-2. Anche perché è lontano, dico sempre, da Vicenza, non sì. È una frazione di Vicenza, una frazione di 10.000 abitanti. Invece guardando dall'altra parte potrebbe essere Real Vicenza che gioca nello stesso campo del Menti e ha portato via anche tutta la gente che era all'intorno della squadra Vicenza sì. Per portarlo a Real Vicenza. Lì potrebbe nascere una fuori, e lì è da vedere perché e se quello che succede è questo... i famosi 10 milioni di sì. Euro che è il debito al Vicenza. Sì, sì. Però invece dall'altra parte recupero il filo, ah sì. Il Marano, il Pordenone è importante, Pordenone ha investito tanto in questi ultimi 2 anni, sì. Qua invece c'è da capire perché andare in Serie C, per qualcuno che non lo sa, allora Sky vuole i diritti assoluti della nuova Serie C, sì. Questo è ufficiale, sì, sì. La vuole assolutamente, quindi voi, non, voi dovete capire ogni volta che una squadra torna giù dalla Serie B in questi anni e va in Serie C, perdendo i diritti televisivi con le squadre che vivono al limite, di fallire, guardiamo il Porto Cruaro, l'esempio su vanno giù, falliscono, esatto, immediatamente, sì. Perché c'è una caduta libera, sì. Per una questione di contratti prima fatti, certo, con i giocatori a Sky, e dopo chiaramente nascono fallimenti, certo. a gogo. Invece, ecco, il Pordenone ha fatto questo investimento importante, ne parlavo con Mauro domenica, col presidente, e perché giocare in Serie C nel minutaggio, i ragazzi, si parla di prendere 4-5 mila euro ogni 5 minuti che debutta un ragazzo, i giovani. Si parla a minuti, eh? Sì, sì, quindi sì, paghiamo sì. Alla fine del campionato, sono milioni. Quindi sì. Allora, più i diritti televisivi garantisce tutto quello che una società investe. Certo. Ecco, il settore giovanile è importante per quello. Diciamo, il Pordenone è pronto su tutto. Certo. Sotto questo punto di vista, secondo me, è pronto. Come dici te, lo stadio... Sì. E così così invece avanti, avrebbe sì. Qualche problema, sì. Diciamo, io mi auguro che vada di solito. Beh, posso dire la mia dopo aver visto ieri il Pordenone, l'ho visto ieri, l'ho visto a Monfalcone, 9 undicesimi da rifare la squadra, se non 10 per fare la Lega Pro. Sì, beh, sì. Ovvio. La Lega Pro unica vuol dire che scendono squadre che ecco, hanno allora, città da 300-400 mila abitanti. Degli attuali io ne salvo 2, mi assumo le responsabilità di quello che dico, di quelli che ho visto ieri ne salvo 2. Chi sarebbe? Di cui uno è entrato di giro della fine. E non penso che resti quello. E purtroppo sembra che non resti, però sarebbe buono avere un attaccante come lui, soprattutto nell'ultima mezz'ora, perché comunque fa la differenza. Magari non avrebbe il passo della Lega Pro, visto che va per i 37, però è sempre un grandissimo giocatore e ha fatto la differenza anche ieri da fermo, come Godea se l'ha fatta per la Triestina. Ricordiamo anche di Berzotti, che è stato venduto Verona, al Verona. Quindi già qualche ragazzo. Quindi io direi che è vero che ci saranno tanti svincolati, perché tante squadre che scenderanno dalla Lega Pro, i giocatori li lasceranno liberi perché non potranno automaticamente quindi saranno svincolati. Certo è che partire da zero o c'è da Fiorentino ha segnato il quinto gol. O partire da 2, no, perché ieri abbiamo visto, se la Pordenone così come messo ieri ti incontra un Bassano Vicenza, non c'è storia. No. Ciao, grazie, arrivederci. Si prendono 7-8 peri, credo, no? Sì, ma Frosinone, Lecce. Sì, voglio dire, la vedo. Io ho visto ieri. Reggiana. Ho visto ieri Mauro Lovisa, nonostante la vittoria, che non era di questo entusiasmo clamoroso che faceva. Vabbè, che lui è molto.
nel suo entusiasmo è molto compito, no? Non è Rozzi che andava sotto la curva o cosa. Certo è che dopo una vittoria vedere il presidente che proprio non esulta fa pensare. Attenzione, a Torino risultato clamoroso, sì. Il Genoa aveva vantaggio 1-0. Io direi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, sì. E poi andiamo via dritti. Sì, sì, non preoccuparti, abbiamo ancora mezz'ora, più di mezz'ora. C'è tempo, 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica. Bene. Lo sport, Triveneto in poltrona. Cioè, sarà anche Omar, dopo. L'autoscuola Cordenonese ha due obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no? Anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis, la nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutlet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza a casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inoutlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inoutlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina. Tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori. E le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Otto Boni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Otto Boni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Otto Boni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Otto Boni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Casarsa della Delizia, aperto 24 ore. Un'ampia terrazza con tutte le partite, ideale per le feste. Gli snacks, tutti i servizi online. La nuovissima sala slot con le video lottery e i giochi più avvincenti e moderni. Pascià San Vito al Tagliamento, giovane, allegro per le colazioni, gli aperitivi, le grandi serate ed una grande sala slot per giocare alla fortuna. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. E a Pasqua con chi vuoi, perché a cucinare ci pensiamo noi. Noi de Al Buon Gustaio, il menù di Pasqua, il pranzo completo di carne o di pesce. Così potrai passare una giornata spensierata senza l'assillo della cucina. Al Buon Gustaio, gli antipasti, i primi, i secondi, di carne o di pesce. 0434 56 00 89. Nuova apertura a San Stino di Livenza, in via Trieste. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano. La cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo.
domenica allo Sport Triveneto in poltrona e durante la pausa pubblicitaria Vito ha detto delle cose brutte indirizzate alla difesa della sua squadra del cuore. Il Napoli ha preso un gol e ha segnato anche la, il Verona. Sì, ti confermo. Dunque, raccontaci. Verona, Fiorentina 5, Verona 3. E invece a Napoli? Allora, approfittiamo in attesa della nostra... della nostra Miss Serie A. Vediamo velocemente i risultati della Serie A quando manca, ormai siamo nel recupero. Allora, a Livorno, Chievo 4, Livorno 2, Napoli-Lazio 3-2, a Genova, Inter-Sampdoria 4-0, a Torino, Genoa 1, Torino 0 e a Verona, Fiorentina 5, Verona 3. Quando mancano ormai praticamente sono i minuti recuperi, di recupero. Abbiamo perso, eccolo il conduttore! Abbiamo perso un po' tutti. Cioè, eravamo io e Cleofa che facevamo ragionamenti di calcio calcio mercato e anche calcio astruso, no? Sì, strano. Allora, noi abbiamo riepilogato la Serie A in vostra. Benissimo, beh, la Serie D, prego Gemma. Bentornati, voglio dire, più caldo, comodo, capito loro. Meno 3, ma neanche a scuola si faceva Torino. Così, sui banchi sì. Si Torino stava pareggia, è sempre lui che segna? Sì, Immobile. È sempre lui, Immobile. Quindi ammonizione per Immobile, prego. C'è Riccardo Riem. Allora vediamo cosa succede a Vittorio Veneto, prego Riccardo. Allora la partita è finita con il risultato del primo tempo, quindi il Vittorio Veneto ha vinto 1-0 con una rete di Posocco. Il secondo tempo il Tamai ha provato a ribaltare il risultato, ma l'unica la pressione che ha fatto ha provocato solamente una meraviglia, il trentesimo di Zambon, che ha messo davanti solo al portiere Bolzò, solamente che il tiro suo, che era un rigore in movimento, è stato un tiro in bocca al portiere, quindi un nulla di fatto. Questa è l'unica azione che il Samai ha fatto. Diciamo che la vittoria del Vittorio è sicuramente meritata, però purtroppo adesso il Samai è invischiato nella lotta. Tamai è ancora fuori perché con questa vittoria Vittorio Fabio va a 32, con gli altri risultati mezzo corona sta per... Torino. Il Torino va in vantaggio e non è in mezzo, è Cerci, cioè, quindi anche Cerci è ammonito, sì. Sono intelligenti in Serie A, sì. No? Si sa che Toglioni si ammonisci e tutti e due dei geni, sia Cerci che Immobile. No, ti dicevo Riccardo, per essere giusti e dare l'informazione precisa, il mezzo corona oramai sta perdendo 2-0 col Belluno, quindi rimane a 29. Sì. Allora facciamo la classifica delle ultime. Tamai a 33, il Vittorio Valle che va a 32. San Vitese, mezzo corona e Fincantieri Monfalcone che nel frattempo ha pareggiato a Drò 29. Drò 25 e Fersina 17. Quindi il Tamai per un punto è ancora fuori dai play-out. Ma dicevo comunque con il caso adesso se magari riusciva a portare a casa un pareggino a quel punto fatta in effetti, però adesso insomma il Tamai deve stare un po' attento perché devo dire, le ultime giornate sappiamo tutti che giovedì la San Vitese batterà il Marano. Assolutamente. Saremo io, te, Cleofa in tribuna a San Vito e soprattutto io prima passo a casa di Comisso e lo leggo a un palo e lo faccio venire a Pregolone. Lo leghi al divano. Assolutamente. No, comunque diciamo che anche per l'ultima posizione ci saranno le ultime giornate sicuramente che saranno interessantissime. Dispiace appunto per il Tamai che oggi poteva fare un bel passo in avanti per una salvezza tranquilla e invece purtroppo è tornato tutto in discussione. Comunque da Vittorio Veneto, un Tamai 0. Grazie Riccardo. Grazie Riccardo. Io direi velocemente ci colleghiamo con Drò, con Roberto Visentin. Sì, le partite sono tutte finite. Le partite sono finite, quindi alla fine la Fincantieri Monfalcone ha pareggiato col Drò e sì. Sarebbe stato meglio vincerla, ma Drò, l'importante... Drò 1, Fincantieri Monfalcone 1, esatto. Mentre il Belluno ha vinto sul mezzo corona per 2-0. Esatto, allora... Elena Mauro usciva con svegliamo questi altarini visto che usciva con Samir Andanovic in funzione del fatto che lei anche parla lei non era la Eleonora, ma non era Eleonora. Eleonora usciva ma siccome Eleonora a parte il friulano italiano non arriva aveva con sé la Elena Mauro che parlava lo sloveno benissimo. Vabbè, ve lo siete diciamo Elena che era una questione di lingua con Andanovic. È vero? Ci intendevamo con la lingua. Beh, è importante. Detta così non suonava molto bene. Però Elena. Proverà moglie di Andanovic fuori dallo studio. Non ci sta ascoltando, a Milano non arriva Teleporto, non è di regione. Aspetta che c'è la gente. Bello questo finale, c'è la gente. Sì, c'è il nostro Robby Visiting. Allora, stiamo stappando anche noi, eh? È tutto uno stappare. Sono contento. Anche noi. Un brindisi a distanza via etere. Esatto.
Allora, raccontaci questo pareggio. Allora, pareggiato a 5 minuti dalla fine bergamasco con bel tiro da fuori area. Da quel momento abbiamo pressato con la squadra del Dro, anche perché nel frattempo era stato espulso un giocatore loro per doppia munizione. E niente, abbiamo pressato però troppo poco, 10 minuti su 90 è troppo poco. Tanto impegno ma poco, sinceramente poco risultato, ecco, diciamo così. Subito dopo il gol ha fatto un bel tiro da fuori Martinci, già sfiorato il palo, ha dato l'impressione proprio del gol perché ha toccato la rete, e basta. Questo è in sintesi la partita, ecco. Beh, diciamo che cosa mi raccontate degli altri risultati, già che ci siamo? Il Mezzo Corona ha perso in casa 2-0 col Belluno, e questo è il risultato che a voi va di lusso. Questo assolutamente sì. E che vabbè, voi avete pareggiato e il Tamai ha perso col Vittorio Falmec. Quindi è il risultato negativo per il Fincantieri Monfalcone, ovviamente, che il Vittorio Falmec in questo momento è passato a 32 punti, mentre prima ce l'avete a una distanza, adesso ce l'avete a 3, voglio dire, no? Sì, però è tenuto lì il Tamai, quindi insomma siamo lì, dai, alla fine. Ecco, riassumo anche a te e anche agli amici a casa, la posizione di testa oramai le sappiamo perché si sono svolte ieri. Le posizioni di coda vedono Tamai a 33, Vittorio Falmec a 32, San Vitese, Mezzo Corona, Fincantieri Monfalcone a 29, Dro 25 e Fersina a 17. Il problema, visto come stanno andando, è la partita di giovedì, caro mio Roberto, perché andate a incontrare dei rulli compressori, 5 o 6, non mi ricordo, 6 o 7 vittorie di fila all'Unione Ripa. Ecco. E se pensiamo che abbiamo dato noi l'inizio a questa loro performance della partita di andata, visto che hanno vinto all'ultimo istante su un nostro errore, e da quel momento penso che hanno fatto forse più punti di tutti. No, la Sacilese forse è quella. Ah sì? Sì. Nel girone di ritorno, beh, comunque sicuramente tra quelle che hanno fatto di più, perché da quel momento sono partiti in pompa magna proprio. Sì, da dicembre hanno fatto 3 acquisti, come ci diceva Cleofa, no? La linea centrale, e non ce n'è stato più per nessuno. Sì. Assolutamente sì, hanno preso quel centravanti dal San Paolo Padova, là, che già contro di noi ha fatto una buona impressione. Certo. Allora Roberto, l'appuntamento non è ovviamente con giovedì con voi, ma è per domenica 27, cioè dopo Pasqua. Sì. Che rammentaci tu che partita che io devo andare a cercarla, il 27. Assolutamente, Mezzo Corona, siamo a Mezzo Corona quella partita là. Ecco, quindi uno scontro diretto lì. Assolutamente sì. Sempre guardando cosa succede ovviamente giovedì pomeriggio. Va bene, dai un caro saluto a tutti. No. Dimmi. Speriamo che si stanchino, partiranno un po' più tardi magari. Allora ti salutiamo Roberto, salutaci tutti gli amici di Monfalcone. Grazie a voi, buona sempre Pasqua. Molto cordiali. Grazie. Altrettanto a voi, auguri a tutti. Grazie, auguri, ciao, grazie. Oh, nessuno vince, per quanto riguarda Facebook, nessuno ha vinto al 3 su 3, bisogna vedere il tuo cellulare. Bisogna vedere dopo il nostro controlleremo. Il nostro cellulare. Oh, dunque, torniamo a Samir Handanovic, no? Che, oggi, basta, che oggi si è rilevato, basta con questo gossip. All'inizio si è rilevato veramente quello che era Udine, no? Quest'anno è stato un po' altalenante a Milano, no? Ha alternato prestazioni eccezionali. La colpa non è mica sua. Se c'è una difesa da pomodori dietro, cosa pretende? Il portiere fa quello che può. L'anno scorso l'Inter è riuscita a salvarsi grazie proprio a Samir Handanovic, che ha tolto le castagne dal fuoco non poco conto. Una difesa del genere puoi avere anche Buffon, quello che vuoi, ma non è che può far miracoli ogni domenica. Oggi sul 4-0, il risultato è vero che l'Inter sta vincendo 4-0 a Genova ed è in 10 la Sampdoria, però la Sampdoria ha avuto 4 palle gol e Handanovic ha tolto così le castagne dal fuoco in più di un'occasione. E visto che facciamo gossip, non più tardi di un anno e mezzo fa, il nostro amico Cleofa va a vedere una partita dell'Udinese nella quale giocava Scuffet. Qua c'ha veramente il foglietto che si è fatto quella volta. Lui era direttore sportivo nel frattempo il Napoli, Maramaldeggia con la Lazio. Col quarto? Quarto gol è sempre lui. Higuaín. Sì, che poi si sentivo dalla Spagna che anche questo forse non lo portavano, Higuaín. Cioè,
Questo è forte. Appunto, come fai a non convocare questo qua che fa... Vabbè. È argentino, tra l'altro. Questo sarebbe il giocatore da Juventus. Argentino, scusami. Questo è un giocatore da Juventus. Sì. Scusami Omar, sono stanco alle 5 della Stardust. Questo è il giocatore allora, da Juventus. Esatto. Allora, ero direttore sportivo della San Vitese, mi ha chiamato all'ultimo momento perché era una situazione... al dire penosa è poco perché non pensavo neanche, insomma, e quindi stavamo costruendo la squadra. Trevisan Angelo, che è il responsabile ancora del settore giovanile dell'Udinese, con la quale Eleonora esce ogni sera a cena, lo sappiamo. non lanciamo questi gossip. Ma quando esce? Abbiamo il libro a sta ragazza. No, glielo chiedo. Eleonora non esce con nessuno. Dovevamo. Che poi... Cioè, che poi arriva a casa e anche l'Inter... Stasera a casa del trenino a oltranza, no? Perché sì. L'Inter vince finalmente dopo quattro... Se lanciate tutti questi gossip, non entro, ma no, ma trovo la serratura... Guarda, se devi confessare oggi, qualcosa, oggi è il giorno giusto. Oggi è obnubilato il tuo fidanzato, perché quattro gol dell'Inter non me li ricordo dal Sassuolo, voglio dire. Cioè, il giro è andata. Guarda che c'è Gemma col microfono. Sì, perché siccome si parla di gossip, c'è Alberto che è informatissimo sui gossip. Sa tutto. È la fonte lui. Informatissimo vuol dire troppo, ma vi passo mister Zironelli, che sono riuscito a presentarlo in extremis, che adesso deve fare interviste con altri colleghi, quindi gli darei subito la parola per fare parlare direttamente con lui. Sì, lo intervista a Cleofa, perché io sarei imbarazzato visto che di calcio capisco poco, per fortuna c'è Cleofa qua. Ve lo passo e vi saluto. Grazie, ciao Alberto. Ciao. Buongiorno mister. Sì, buongiorno a tutti. Oggi ho visto che mi pare il risultato è finito 0-0, giusto? Sì, sì, abbiamo fatto una grandissima partita con tantissime occasioni. Non siamo stati cinici, però veramente tra il primo e il secondo tempo anche alla fine non sapevo cosa dire, ragazzi, perché più di così è impossibile creare. Volevo chiedergli, come mai l'espulsione? Non ne ho viste tante sue espulsioni. No, ma se è legata al dito la prima fallo, allora rigore espulsione dopo 5 minuti per noi. E io ho detto la mia, secondo me era rigore espulsione, e ho detto alla prossima fuori. Ho parlato esattamente a un quarto d'ora dalla fine dicendo: direttore, faccia entrare il capitano che era fuori dalla linea, che stava aspettando, che era infortunato e che stavano facendo il contropiede, e mi ha detto vada. Ma il mister sa benissimo. Fortunatamente che chiedono il dialogo e tutto quanto. Se sì, questo è il dialogo, comunque va bene così. Ma li mancano il buon senso, purtroppo, questi arbitri. Avessero un po' di buon senso, non succederebbero. Sì, sì, no, mi è dispiaciuto perché gli hanno tolto una gamba sulla rigore espulsione su Fracaro. Era proprio evidentissimo, l'ho visto tutti, via che lui, ma succede, non è la prima volta. Mister, una domanda e poi la lasciamo. Buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio. Il girone di ritorno, commentavamo anche prima nel prepartita con la Presidente, no? Il girone di ritorno voi siete primi assoluti. Se la vostra preparazione, comunque la sua squadra, avesse cominciato un mese prima, il mio pensiero è questo. No, sì, ma non è un discorso, è che io appunto i ragazzi ci è voluto del tempo per conoscerli e nel momento in cui è entrata questa empatia... che poi si è scatenata in questi filotti di risultati e merito appunto della coesione, dell'empatia del gruppo che ha saputo capire benissimo le mie idee, perché la cosa più importante è quella, far capire subito le più brave possibili idee di gioco, e ti ripeto, anche oggi mi hanno sorpreso perché ci sono 8-9 giocatori che stanno tirando la carretta dall'inizio del campionato e oggi purtroppo si è stirato Ricky, ma... sono purtroppo incidenti dell'ultime partite, ci sta perché non avendo tanti ricambi, però ti ripeto, a me non piace piangermi addosso, odio quelli che lo fanno, è una cosa un po' comune che hanno in questo momento tutte le squadre, hanno degli infortunati, degli squalificati, di conseguenza andiamo avanti così, devo solo ringraziare i miei ragazzi. Allora, per sdrammatizzare, una battuta veloce e molto concisa, quanta offerta ha per la prossima stagione? Neanche una. Non ci credo, non ci credo, è impossibile. Anche perché devo avvisare prima Dario Perosa, sono d'accordo. lo deve dire questa sera, ho capito. No, scherzo. Va bene, grazie. Arrivederci.
grazie mille, mister, lei è molto simpatico. Grazie mille, in bocca al lupo per giovedì, naturalmente. Grazie, lupo. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Torniamo a parlare con Cleofa. Scusa, allora, tira fuori il fogliettino, perché qua ci sono le prove. Adesso le prove. Vittorio. Dov'è? Udinese, scuffetto, vedi? Scritto con AF, comunque. Vabbè, adesso sta. Allora, questa era la prima amichevole che si faceva. Fai vedere bene, perché con la San Vitese. Abbiamo le prove. Abbiamo le prove che Scuffet doveva andare alla San Vitese. E devo andare vicino. No, stai qua. Ecco, adesso si vede. Eccolo lì. Vedete, numero uno Scuffet. Parliamoci chiaro. Questa era la primavera dell'Udinese dello scorso anno. Esatto. Noi andiamo a fare un'amichevole, la prima amichevole per noi, la prima amichevole dell'Udinese primavera, che era in ritiro Forni a Voltri. E io avevo anche dei ragazzi che dovevo imprestare all'Udinese, quindi fare degli accordi. Stavamo allestendo la squadra, avevo bisogno anche di ragazzi giovani, non mi interessava andare a cercare vecchi, avevo assolutamente, voglio fare una squadra molto giovane. Il che ci siamo messi in tribuna, in tribunetta lì a Forni a Voltri, e mi fa, prendi Cleofa, prendi, guarda, io ti ho fatto la lista, ci sono anche i giocatori di proprietà di altre società, e da lì ne ha guardato, di quelli che la società magari vuole mandare in prestito, che magari non interessa in questo momento. Ma allora io ho dato una guardata, ho guardato il primo tempo, alla fine del primo tempo mi interessavano, c'era anche Medina, che era il colombiano famoso, non, giocatore non, di calcio poco. Ecco, sì, non dire quello che ci hai detto, no, prima. No, assolutamente. Di, trasmissione, no, che è meglio. No, ecco, assolutamente. Se no si eccita. L'unica che avevo chiesto erano due ragazzi che mi avevano impressionato, Oxa, che era un 95 bravetto, per quello che ci interessava a noi era per ruolo. Che casualmente era banese. Dopo non avevo ancora chiuso per il portiere, e non alquanto per le due parate importantissime e belle che ha fatto, ma per quella tranquillità, sì, per quella serenità di un ragazzo 96 e anche e non timido. Quando si argomenta anche bene, sì, sereno, sapendo che nello spogliatoio dell'Udinese lo chiamano Dino. Sì. Che è come il grande Dino Zoff, certo, quindi sì. E gli ho detto, ma quel ragazzo lì con 96, ma dammelo mai che lo faccio giocare, perché questo in Serie D gioco con piede, sì. E mi fa, non so, sai, la società, e dopo mi hanno detto che era nel giro delle nazionali, che dopo, sì, a dicembre sapete che è andato nelle nazionali, sì, mondiali giovanili, sì, lui che è Meret, ecco, sì. Meret, che questo Meret è nel secondo, se... ecco, anche questo è un ragazzo molto interessante. Ecco, vedete il calcio tante volte, certo, magari per situazioni. Io ho visto giocare un ragazzo che era il terzo portiere, si è fatto male il primo, si è fatto male il secondo, lui era andato là perché era in prestito, ma proprio così a gratis, è diventato il primo portiere in Serie D a 16 anni compiuti, l'anno dopo è andato in prestito al Verona Calcio. Questa è la stessa situazione, è solo perché se avevano preso il terzo portiere che si chiama... Quello dell'Udinese, sì. E l'altro sloveno, perché ormai... Ah sì, hanno vari ragazzi, ecco. Benussi, cioè. C'è anche Benussi, sì, che era... Esatto, avevano preso Benussi perché volevano tutelarsi, perché guai a mai che non recuperasse Birkis, Kelava, adesso mi sono ricordato, sì, Kelava. Quindi è chiaro che loro non potevano puntare, ma nemmeno pensarle alla lunga. Dopo, nel calcio ci sono anche queste, che tutti i tecnici o tutti quelli che ci sono, che non avrebbero scommesso niente, in certo momento, in una situazione, si trovano casualmente lì per decidere, nasce la cosa. Quindi ci vuole anche tanto. Cioè, se manca il lato B della donna, sì, come, esatto, dicono nel calcio. Lato B della donna, ecco, sono perché... i tacchi, mi sembra, no? Quelli. No, quindi la fortuna non è solo sempre di qualità, ci vuole anche un po' di fortuna in queste scoperte. Ecco. Udinese brava su questo. Sì, su questo non c'è dubbio. Allora, ma in settimana o ieri, adesso non so quale. Ieri mattina. Ecco, presenta il servizio che avevano da tutti. Ieri mattina c'è stata la presentazione a Gradisca di Sonzo del torneo internazionale Città di Gradisca, Under 16 per quanto riguarda le nazionali, Under 17 invece per le squadre di club. E già che c'era, mi è arrivata la notizia che è presente tra gli ospiti anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Carlo Tavecchio. Insomma, in due minuti gli ho fatto tre domande semplici da cronista di provincia, così per chiedere a lui un po' cosa ne pensa dello stato di salute, innazitutto per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, poi per lo stato di salute della Lega Nazionale Dilettanti, e la terza domanda inerente al fatto che la Serie A si sta arruffando l'impossibile e purtroppo ai dilettanti restano nemmeno le briciole. Questo è quello che ci ha risposto lui. Presidente Tavecchio,
un'altra occasione per ribadire che il Friuli Venezia Giulia a livello di calcio dilettanti non è secondo nessuno. Ah, sicuramente è una regione che ha delle grandi capacità e soprattutto ha dato il sistema calcio dei grandi dirigenti, dei grandi atleti e non ultimo anche questo giovane importante per la nostra nazionale. Senta, lo stato di salute invece del calcio dilettanti a livello nazionale? Ecco, non si può non dire che ci sono delle problemi e problematiche di natura economica, le società hanno dei grandi, diciamo, oneri e non sempre riescono a mantenerli con grandi sacrifici. Bisogna vedere, sperare che si ritorni al volontariato puro e questo dovrebbe essere capito soprattutto dai calciatori, che non abbiano le pretese che ci sono ormai quasi tutte. Sul territorio i nostri giovani devono pensare ad essere volontari anche loro e non solo i dirigenti di società. Senta, ma Agamennone, cioè la Lega Nazionale Professionisti, si può mangiare anche, diciamo così, le briciole, le mangiano? Ma guardi, la Lega Professionisti in questo momento è in un travaglio anch'essa. Senza i diritti televisivi sarebbero in grandi difficoltà. Loro devono imparare, a mio avviso, senza fare lezioni a nessuno, di pescare nel nostro mare di giovani locali. Noi assistiamo a delle situazioni dove ci sono delle squadre che schierano 11 undicesimi di stranieri e gli stranieri non vengono gratis qui soprattutto, quindi questa è la questione. La sua Carlo Tavecchio non è da ieri che fa il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ne ha viste di cotte e di cruda ai tempi addirittura del Bon Giulivi. Ecco, chi mastica federazione sa di cosa intendo. No, ma sono state risposte abbastanza semplici, perché in televisione bisogna essere rapidi e concreti nelle cose. Qualcuno mi ha chiesto come ti ha risposto. Non tutti magari gli fanno le domande inerenti a quello che è il suo ruolo. Se tu gli vai a chiedere a un presidente della Lega Nazionale Dilettanti quanto costa, gli chiedi sull'Udinese, questo giustamente ti risponde: sì, bel torneo, niente da dire, io sono qua, però gli devi chiedere quello che è inerente al discorso. Allora, dobbiamo fare una piccola battuta, dopo dobbiamo riassumere la giornata di calcio, ovviamente con Cleofa, che da oggi, o meglio da domani, non può più presenziare ad alcuna trasmissione, perché a Rovere del Piano lui si candida, domani consegna le liste. Sì, domani la mia lista civica, che esatto, tra parentesi si chiama la tua Roveredo, quindi, ecco, quindi è una lista civica fatta da persone che per la prima volta si espongono in politica, e visto la situazione non è neanche il massimo, ma nella vita bisogna sempre dare qualcosa, specialmente per il proprio paese, questa è la mia intenzione, certo. Quindi mi presenterò. Se prenderò un voto ci vedremo di nuovo in televisione, se ne prenderò 100 tornerò lo stesso. E avremo finito, perché noi finiamo il 4 di maggio e le elezioni sono il 25. Comunque peccato non averti proprio nelle tre ultime, io vi ringrazio, ultime puntate a spiegarci proprio quello che succede in Serie D, che tu sei molto esperto, ovviamente. Ecco, con gli sms vi manderò qualche sms. Io come anonimo. Allora, Giovanni, io approfitto per dire, perché stanno circolando delle voci ultimamente di cui io sono candidato a San Giovanni e Natisone, ufficializzo che io non sono candidato per nessuna lista nel comune di San Giovanni. Io invece sono candidato per Cornelos, via Chiaretto 8 Barra, dove abito io. Ecco. Perché vogliono farmi sindaco di casa mia. È una vedetta schiera. Sindaco di casa mia. Comunque vi ringrazio tutti, perché grazie a te. Trasmissione anche, è una bella trasmissione, divertente, ha degli approcci di calcio. Ogni tanto parliamo anche di calcio. Ogni tanto. Vero Eleonora, soprattutto mi piace avere queste ragazze che si intendono di calcio e che ci danno proprio la biava, si diceva prima una volta, no? Su questo argomento. Comunque Elena Mauro non ha voluto sbottonarsi, peccato, perché sarebbe bello se si sbottonasse. Giovanni! No, ma non hai bottoni, è impossibile che si sbottoni. È la domenica delle palme e mancano tre minuti. Delle palme, tre minuti. Allora, ricapitoliamo la Serie A, prego Pamela Bonesso. E ti dico anche la anche classifica. Non si può sbottonare, guarda. Che ti va male oggi. Sbottona. Allora, ci sbottoniamo. Livorno-Chievo 2-4, Napoli-Lazio 4-2, Sampdoria-Inter 0-4, Torino-Genoa
2-1 e Verona-Fiorentina 3-5. Bene, questo per quanto riguarda la Serie A. Per quanto riguarda la Serie D, ricapitoliamo anche ciò che è successo nella giornata di ieri pomeriggio: Giorgione Trissino-Valdagno 2-2, la Fenadora Este 5-0, Marano-Fersina-Perginese 4-0, Pordenone-Triestina 2-1, San Paolo-Padova-San Vitese 3-1. Quest'oggi Drofin-Cantieri-Monfalcone 1-1, Mezzo Corona-Belluno 0-2, Sacilese-Montebelluno 0-0 e Vittorio-Falmec-Tamai 1-0, per una classifica che vede Pordenone-Marano a 76 punti, Sacilese a 60, Belluno a non ho fatto i calcoli, a 52, la Fenadora 48, San Paolo Padova 47, Este 45, Montebelluno 43, Triestina 41, Trissino Valdagno 40, Giorgione 34, Tamai 33, Vittorio Falmec 32, San Vitese Mezzo Corona e Fincantieri Monfalcone 29, Dro 25 e Fersina Perginese 17. Avete, dai, una chiusura, una battuta a testa, parti. No, in sloveno la voglio, visto che abbiamo parlato di sloveno, fai una battuta in sloveno per gli amici che ti guardano in Istria. Le panedelia in Živio. Era semplicissimo. Blanco Cerno. Cosa hai detto? Che mi ama. Domenica, che mi ama. Spero che lo fa. Non a sognare. Un saluto a tutti, buona Pasqua e ci vediamo giovedì tutti a San Vito per vedere San Vitese. Assolutamente, alle 17, alle 15. Alle 15 a San Vito. No. Favela sa bene dov'è? Ah? San Vito. Prodolone. Prodolone, ecco. È il nostro stadio preferito. Eleonora Mazzari. Io auguro a tutti buona domenica, buona Pasqua. Tifiamo Udinese per domani, questa giornata importante. E mi permetto di fare un appunto: domani l'Udinese scenderà in campo con la nuova prima maglia. Vediamo se riescono a fare una cosa peggiore di quella che hanno fatto fino adesso. Ciao a tutti, non a domenica prossima, domenica 27. Buona Pasqua. Bacini, bacini, ciao, ciao, ciao. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 Aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo.